Prendete posto per cortesia, inserite le tessere, signori consiglieri. Bene, buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. Sì, abbiamo il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scrutatori per la seduta i consiglieri Michele Quaia, Andrea Cabibbo, Elio Rossetto. Risultano assenti il consigliere Collaoni, giustificano in ritardo il consigliere Daniello, Manzon e Bianchini. Do la parola al consigliere Freschi per un intervento. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Volevo condividere con il Consiglio la scomparsa di Francesco Baratto. Francesco Baratto è mancato la settimana scorsa, è stato membro di questo Consiglio nel periodo 88-93, ha condiviso i lavori assieme ad altri consiglieri che sono presenti, come il consigliere De Bortoli, il consigliere Rossetto, il consigliere Zilla e il sottoscritto. Abbiamo condiviso un momento importante della città. Francesco è stato una persona che si è sempre dedicata in qualche modo alla collettività. È stato vicepresidente della Pro Pordenone, è stato presidente della circoscrizione Nord, presidente del Consorzio Sviluppo Piancavallo, presidente della Casa di Riposo Umberto I. Per cui è stata una persona che si potrebbe definire una persona della città e una persona per la città. E per cui ritengo che sia doveroso che questo Consiglio lo ricordi per la sua figura anche personale di uomo, di padre, di cittadino, che è sempre stato attento soprattutto al mondo del volontariato e dell'associazionismo. I temi della solidarietà, della sociale, della cultura sono sempre stati per lui temi fondamentali. E vorrei accompagnare il ricordo anche con un'espressione tipica sua, che era una persona che sapeva essere ironica e sapeva stare in compagnia con le persone. E penso che questa sia una delle doti umane più difficilmente ritrovabili oggi, perché il condividere, il saper donare sempre un sorriso anche nei momenti difficili non è così facile, e Francesco aveva questa dote. Ecco, io sono particolarmente anche commosso questa sera nel ricordarlo, perché si ricorda un amico. Poi questa sera sono presenti anche il figlio Antonio e la nipotina Alice, per cui rinnoviamo a loro la nostra partecipazione al lutto che li ha colpiti, assieme anche al fratello di Antonio Stefano e alla mamma Giulia. Per questo chiederei che il Consiglio possa rispettare un minuto di silenzio. Sì, grazie consigliere. Invito il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Comunico che, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri anche in formato digitale, che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazioni.
Comunico al Consiglio le decisioni prese dalla Conferenza dei Presidenti per quanto riguarda l'ordine dei lavori. Verrà dedicata dunque la prima ora, o comunque verranno discusse le interrogazioni presentate nel 2014 fino al loro esaurimento. E nel caso in cui la discussione delle interrogazioni presentate nel 2014 non si esaurisse in un'ora, si inizierà la discussione delle interrogazioni presentate nel 2015 per un tempo massimo di un'ora. Dopodiché si passerà all'esame delle proposte di deliberazione con proseguimento della discussione fino all'esaurimento delle stesse. Dopodiché si passerà alla trattazione delle mozioni, con chiusura dei lavori alle 22.30, salvo prosecuzione per la discussione delle deliberazioni. Prego, consigliere Dalmas. Non ho fatto niente. No, signor Presidente, Consiglio Comunale, in relazione all'ordine dei lavori che lei ha esplicitato adesso, e all'esito della conferenza di capigruppo, vorrei porre all'attenzione del Consiglio quella che secondo noi è sostanzialmente un atto dovuto a seguito della presentazione di una mozione con richiesta di convocazione del Consiglio a norma dell'articolo 22 secondo comma del regolamento, quindi di oltre un quinto, ci sono 12 firme, oltre un quinto dei consiglieri comunali, in cui chiediamo sostanzialmente che il Consiglio discuta su una mozione che non ha nessuna, come dire, non entro nel merito della mozione, ma il titolo è assolutamente evidente, sul mantenimento dell'ufficio territoriale del governo prefettura nella provincia di Pordenone. Riteniamo che il Consiglio debba essere convocato entro 20 giorni, ricordo sul punto dalla presentazione della mozione, ricordo sul punto anche il testo unico all'articolo 39, se non erro, secondo comma, dove si fa precisa menzione del fatto che il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio Comunale entro 20 giorni se la richiesta viene fatta dal signor Sindaco oppure da un quinto dei consiglieri comunali. Mi fermerei qui, credo che sia una questione di assoluta, come dire, regolamentare, per cui forse possiamo anche non avere anche tempo utile per sbrigare gli altri punti all'ordine del giorno. La questione è importante, credo che vada rafforzata l'azione di governo, l'azione di tutte le forze politiche presenti sul territorio a vario livello, affinché un pezzo importante di questo Stato non se ne vada, perché credo che a cascata, se avremo poi l'occasione, come mi auguro, diversamente si tratterebbe di una violazione del regolamento, ma sul punto non intendo aprire polemiche, perché le abbiamo già fatte, e quindi rinnovo ufficialmente la richiesta e quindi la metto al quale mozione d'ordine, non so tecnicamente sia una mozione d'ordine, quindi all'attenzione del Consiglio e di tutte le forze politiche. Non ribadirò neanche io le motivazioni per le quali non posso io spostare, modificare l'ordine dei lavori senza una deliberazione da parte del Consiglio o della Commissione Capigruppo, ma il mio obbligo è quello di convocare il Consiglio nei 20 giorni e porre all'ordine del giorno l'argomento richiesto. Viceversa, mi rendo conto che l'argomento è di attualità, credo che vi sia anche una disponibilità da parte della maggioranza ad aderire a questa richiesta. Chiedo se c'è qualche consigliere che si oppone a porre la mozione a cui lei fa riferimento come primo argomento delle mozioni, ovviamente sempre discusse dopo le interrogazioni e le deliberazioni. Chiedo se qualcuno si oppone a questa richiesta. Non vedo nessuno che si opponga, pertanto va bene, possiamo considerarla messa al primo argomento. No, deliberazione e poi le mozioni. Eh sì. Prima delle mozioni. Allora. Prima delle mozioni. Va bene. Comunque discuteremo anche la mozione, non preoccupate. Perché ce la facciamo. Allora chiedo. Che io mi invito a farmi bocciare.
La mozione. La consigliere Damassi, la mozione è stata sottoscritta da 12 consiglieri? Lei può ritirare la sua firma, ci sono altre 11 firme. Va bene. Chiedo al signor sindaco se ci sono comunicazioni. No. Va bene. Passiamo alle interrogazioni, per cortesia, consigliere Damassi, sia contento. Bene, interrogazione numero 54. Pordenone pronta contro l'Ebola. Le sottoscritte consigliere comunali Isena Peresson e Mara Piccin. Premesso che da ottobre stiamo assistendo alla peggiore epidemia di Ebola da quando il virus è stato scoperto nel 1976. Preso dato che Ebola è un virus estremamente aggressivo, appartenente alla famiglia delle filoviride, che provoca una serie di complesse e rapidissime sintomi debilitanti la persona umana, dalle febbre emorragiche al dolore ai muscoli, agli arti e numerosi problemi al sistema nervoso centrale. Dato atto che il periodo di incubazione dal momento del contagio all'insorgenza dei primi sintomi va da 2 a 21 giorni, la morte fulminante colpisce quasi 7 persone su 10 delle persone contraenti il virus e sopraggiunge nello stesso periodo 2 a 21 giorni. Considerato che dal momento attuale non esistono cure o vaccini, anche se ci sono stati tentativi con la trasfusione di individui colpiti ma sopravvissuti e sono allo studio metodi estremamente avanzati, come la cosiddetta tecnologia antisenso o il farmaco sperimentale ZMAP, ma non si hanno ancora risultati clinici, atteso che la trasmissione del virus è molto rapida, la quale può avvenire attraverso lo scambio di fluidi corporei, ma anche attraverso le lacrime o la saliva, il vomito o le feci e il contatto con aghi o coltelli usati dall'ammalato. Rilevato che la diffusione dell'epidemia preoccupa le autorità sanitarie mondiali, che ancora oggi non riescono a capire se e quando si fermerà l'epidemia e le autorità italiane sono in preallarme, si teme che il virus prima o poi arrivi anche in Italia, il rischio è del 5-10% e quindi non è da escludere la possibilità che persone contagiate dal virus possano arrivare anche nel comune di Pordenone. Preso atto che negli ospedali delle principali città italiane, capoluogo di provincia, hanno preso il via minuziose prove anti-Ebola e simulazioni pratiche di vestizione e svestizione dei dispositivi protettivi, nonché corsi di addestramento e formazione per il personale sanitario, che potrebbe venire a contatto con potenziali ammalati in modo tale che sia preparato per affrontare un'eventuale situazione di gestione di pazienti contraenti il virus, considerato che in alcune città italiane, tra le quali Padova, i primi cittadini hanno provveduto, tramite l'ordinanza ad hoc, a porre in essere delle misure per limitare il più possibile il contagio del virus Ebola per i propri cittadini. Tutto ciò premesso e considerato, interrogo il signor sindaco e l'assessore competente. 1. Se l'ospedale civile di Pordenone è in grado di affrontare in piena sicurezza, sia con le risorse materiali che umane, l'eventuale arrivo di una persona contagiata dal virus Ebola per il periodo di tempo che intercorre tra il suo arrivo e il suo trasferimento in una struttura specializzata. 2. Quali misure e quali provvedimenti sono stati posti in essere o quali intende prendere il sindaco di Pordenone al fine di ridurre al minimo il rischio di epidemia Ebola per la sicurezza dei cittadini pordenonesi? La parola all'assessore Romor. Prego. Grazie Presidente. Allora ringrazio anche la consigliera Piccin che ha fatto questa domanda. Peresson e Piccin, scusatemi. Difatti prima firmataria Peresson, scusi tanto. E la domanda che lei ha fatto non è, anche se è datata l'11 novembre, non è fuori tempo perché comunque in questo momento l'attenzione verso il virus Ebola, che ormai anche da come mi avete posto la domanda vedo che siete preparatissime sul virus Ebola, però sta a indicare come il mondo in questo momento ha dovuto porre in atto dei sistemi di attenzione particolare per una malattia un po' strana, un po' particolare. Io vorrei aggiungere per vostra conoscenza che, e questo manca nel riferimento, ma per aumentare la vostra conoscenza, che il virus vive in un serbatoio che è il corpo di un pipistrello, di quelli grandi, le volpi famose, e questo pipistrello vive soltanto in alcune zone dell'Africa. Ecco perché si giustifica: Ebola è un fiume del Congo
dove si è sviluppato per la prima volta questo tipo di malattia, questa epidemia, da cui porta il nome del fiume del Congo. E da lì poi si è spostato da altre parti, cioè fuori da questa zona non si replica se non attraverso il contatto umano, con il passaggio tra persona e persona. Ecco, queste sono le condizioni fondamentali per cui in realtà se un ammalato arriva in Italia e viene isolato e non ha contatti con nessuno, in teoria dovrebbe fermarsi la trasmissione del virus. Per cui la vostra domanda di dire ma siamo pronti? Sì, la risposta è che eravamo già pronti quella volta, siamo ancora più pronti adesso, nel senso che il Ministero ha dato delle istruzioni immediate alla Regione, la Regione ha dato delle istruzioni immediate all'azienda sanitaria, sono stati informati e formati il personale sanitario e di supporto su come intervenire in caso di sospetto. Ecco, questo mi vorrei sottolineare, ecco, nella vostra domanda c'è scritto se l'ospedale di Pordenone è in grado di affrontare in piena sicurezza sia con le risorse materiali che umane l'eventuale arrivo di una persona contagiata da virus Ebola. Allora, con i materiali, con le persone sì, però guardate, anche noi medici, adesso metto il cappello da medico, vorremmo che tutti quelli che vengono in ospedale avessero un bigliettino sulla fronte, sono affetto da Ebola, ma purtroppo non è così. È una malattia subdola che inizia con dei sintomi comunissimi, come una normale influenza, e l'unico sospetto per cui i medici allertavano un'attenzione particolare è che nella raccolta dell'anamnesi questo diceva: sono stato a contatto con delle persone oppure sono arrivato da una zona endemica. E questa zona endemica poi, tutto sommato, non era neanche stata proibita dal Ministero degli Esteri, per cui non aveva sconsigliato di recarsi nelle nazioni affette da qualcuno a suo rischio e pericolo, ci andava. Soprattutto il fatto che, proprio per i motivi che vi ho detto prima, il virus provenendo da questi pipistrelli si propagava agli animali che o venivano morsi dal pipistrello o che mangiavano il pipistrello, per cui ecco la scimmia, perché si parlava della scimmia, no? Nel Congo del problema di Ebola. Gli umani o si cibavano delle carni o venivano aggrediti dagli animali, per cui partiva l'epidemia. E parte sempre da una zona silvestre. Non parte mai, come le maggiori epidemie della storia, dal centro urbano affollato, pieno di gente, dove non c'è pulizia. Questa volta il virus parte dalla periferia proprio per la specifica caratteristica che avevo prima, che vive nel serbatoio, nel corpo del pipistrello. Ciò ha dato la possibilità di capire come si evolve questa faccenda, per cui l'allarme è stato dato in tempo. Allora, queste persone, soltanto perché avevano nella raccolta dell'anamnesi il sospetto di essere stati a contatto con una persona, venivano immediatamente isolati e l'ospedale di Pordenone si era organizzato per l'isolamento con il personale, con tutto il materiale che il protocollo ci ha mandato: guanti, maschera, tuta, stivali e tutta una serie di procedure che sono scritte, se volete ve le leggo, le ho tutte qua dentro, ecco, c'è tutta una serie di procedure. In più veniva prelevato il sangue e l'ospedale di Pordenone non aveva la capacità di diagnosi, doveva spedire all'ospedale di riferimento regionale che era Trieste. Anche Udine lo faceva, però è stato scelto Trieste. Dopodiché Trieste fa il primo livello di diagnosi, o nega l'Ebola o dà la positività di Ebola. Nel momento in cui c'è la positività, l'ammalato veniva immediatamente trasportato con i sistemi di sicurezza all'ospedale di Trieste e lì veniva gestito. In poche parole, noi eravamo un percorso, non avevamo capacità di cura sul sistema. Arrivava, si faceva il sospetto, si isolava e si sarebbe fatto il sospetto, si mandava via Trieste. Non è successo neanche un caso a Pordenone. Dopodiché l'ospedale per infettivi di Trieste
mandava ai due ospedali di riferimento, lo Spallanzani a Roma e il Sacco a Milano, che erano stati prescelti dal Ministero della Sanità, per confermare la diagnosi di secondo livello se era Ebola o no. E da lì poi si prendevano le eventuali precauzioni se mantenerlo a Trieste o spedirlo allo Spallanzani a Roma o al Sacco di Milano. Tutte queste cose erano state fatte in una maniera molto organica, anche non soltanto dal punto di vista, diciamo, dell'ospedale che aveva il problema del 118 e del primo soccorso, ma anche a livello della vecchia azienda 6, quella volta diretta dal dottor Samani, il quale ha organizzato una serie di incontri su tutti i medici, su tutti gli operatori, per far fronte a un eventuale sospetto di questo tipo e quindi preparare tutto il personale del territorio. E questo è quello che è stato fatto a Pordenone. L'unica cosa che non le so rispondere, forse lei che è in regione, se la regione ha acquistato il mezzo per il trasporto dedicato. Era in progetto di acquistarlo, ma non so se ancora l'ha acquistato. Bene, questa è la numero uno. La numero due, oddio, che fa Pordenone per questa cosa qua? Pordenone e l'amministrazione comunale non ha fatto altro che avere contatti frequenti e intensissimi con la parte sanitaria per capire e monitorare la situazione di Pordenone. E ha cercato e ha appoggiato anche lei in tutto quello che poteva la formazione e la informazione di tutto il personale adeguato. Noi come filosofia cerchiamo di risolvere il problema più che possiamo, ma non abbiamo nel nostro carattere l'allontanamento dal problema. Questo era il riferimento a Padova. Non faremo mai una cosa come ha fatto Bitonci di chiudere. Non è nel nostro... Se lei faceva questo riferimento, questa amministrazione... Sì. Era su tutti i giornali, beh, ma voi lo sapete, su tutti i giornali c'è stata una dichiarazione del sindaco di Padova che avrebbe allontanato le persone che provenivano dalle nazioni in cui c'era il focolaio di virus Ebola. È stato nella cronaca degli ultimi mesi dell'anno scorso e ha fatto un'ordinanza dicendo che sarebbero stati espulsi dalla città coloro che provenivano da questa. Noi non abbiamo fatto questo. Grazie Assessore. Grazie. Consigliere Peressongo Piccini. Prego, può dichiarare se si ritiene soddisfatta. Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore per l'articolata risposta e della quale devo dire la verità, ci dichiariamo soddisfatte in termini, come dire, tecnici da parte dell'assessore. Allora, evidente che è passato un po' di tempo, lei dice assessore non è passata di moda, ma insomma da novembre a oggi un po' di tempo è passato. Ho avuto modo di leggere così, io non sono un medico, quindi non ho una preparazione tale per poter comprendere fino in fondo, ma avevo visto insomma le procedure, la circolare del Ministero della Salute, queste cose che sono arrivate. Allora, ed era anche prevedibile che la città di Pordenone e l'ospedale di Pordenone non potesse arrivare fino in fondo rispetto a quella che doveva essere una diagnosi, come ha definito lei, di primo o di secondo livello, men che meno. Resta il fatto, e siamo tutti molto contenti del fatto che qui in città non abbiamo avuto nessuno di questi casi. E non credo che però vada nemmeno in alcun modo demonizzata la presa di posizione di un sindaco di un'amministrazione che si vede più e più casi
all'interno del proprio ambito comunale. E siccome lei ha fatto riferimento a Bitonci, io non ricordo esattamente che cosa abbia... Sì, certo. Che cosa, non mi ricordo, oggi non sono andata a rileggere le dichiarazioni, certo mi ricordo che era stato detto e era stato fatto un passaggio di questo genere. Se è vero che questa amministrazione non ritiene di allontanare coloro che hanno questo tipo di difficoltà, è altrettanto vero che non ne ha nemmeno, come dire, non ne ha nemmeno la necessità, perché di fatto noi qui non siamo Padova, noi qui non abbiamo un ospedale di quel livello e quindi mandiamo a Trieste e poi là se ne vedranno. Il fatto però, e chiudo nel ribadire che lei sostanzialmente mi ha risposto, noi in senso così largo ci sentiamo soddisfatte anche per la sua competenza e la sua professionalità, che sicuramente è indiscussa come medico. Credo che però, in una situazione, in una città diversa, se vengono prese determinate forme di decisioni, un significato ce l'avranno. E chiudo dicendo che nella nostra città la difficoltà non c'è stata, ma io credo che le forme di controllo nei confronti di queste persone, che non solo non necessariamente sono extracomunitari, ma possono essere, come dice lei, persone che da qui si recano, uno che torna dall'Africa come il consigliere Lo Perfido, che ecco, no, non va, non credo che andrà in maggioranza, almeno non per questo, fa un po' di fatica. Se c'ha l'ebola va, ma siccome non c'ha l'ebola penso di no, ma allora bando agli scherzi, la forma di controllo sicuramente debba essere tenuta ben evidente. Questo era lo spirito e il pensiero che volevo esprimere. Grazie. Grazie consigliere. Interrogazione numero 55. Comunicazione sui rifiuti. Sui rifiuti fuori dai cassonetti, puntata numero 2. Il sottoscritto Francesco Ribetti, presidente del gruppo consigliere PDL, Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone, premesso che già in data 22 settembre 2014 lo scrivente presentava interrogazione chiedendo, in sostanza, le motivazioni per le quali i cassonetti interrati in via Borgo Sant'Antonio si presentassero spesso in condizioni di degrado, come da varie fotografie allegate. L'assessore competente, nel senso cui compete il referato, rispondeva sostanzialmente minimizzando la circostanza ed elogiando invece l'operato della società a ciò preposta, sciorinando una serie di numeri che poco attenevano all'interrogazione proposta, volta a comprendere le ragioni per le quali spesso tali cassonetti si presentavano nelle condizioni di cui alle foto allegate. Tra l'altro ciò avveniva in concomitanza con la manifestazione Pordenone Legge. Da tale data in poi, altre 3-4 volte i cassonetti si sono presentati in maniera indecorosa e indecente, di cui l'ultima nella mattinata odierna alle ore 9, vedasi foto. È interesse dello scrivente, pertanto, capire le reali motivazioni che inducono l'amministrazione e l'assessore competente, nel senso cui compete il referato, a difendere con la loro evidente inattività sul punto tale stato di cose. Tutto ciò premesso, sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia, interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Se l'amministrazione ritenga sufficiente la capienza dell'isola interrata e via Borgo Sant'Antonio. 2. Se sì, quali siano le motivazioni per le quali essa si presenta, spesso nelle condizioni di cui alle foto allegate. 3. Se il responsabile della partecipata società addetta alla raccolta dei rifiuti abbia fornito precise indicazioni per effettuare il servizio, magari con più passaggi, anche più d'uno, in modo tale che fosse garantita la pulizia del sito durante l'arco della settimana, weekend compreso. 4. Se garantire la pulizia della città, se del caso anche attraverso più di un passaggio nel corso della giornata, sia tra le linee guida fornite dall'amministrazione al management della controllata al momento della nomina. 5. Se sia intenzione dell'amministrazione incrementare il numero di cassonetti, magari anche esterni, o il numero di passaggi, al fine di mantenere l'area pulita, o se ritiene che la situazione vada bene così com'è. Francesco Ribetti, presidente del gruppo consigliare del Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia. Assessore Conficoni, prego. Sì, grazie Presidente, grazie anche al consigliere per l'interrogazione. Ma come il consigliere immagino si sarà accorto, perché risiede all'interno del ring, dal 1° dicembre sono operative le nuove modalità e le nuove frequenze della raccolta dei rifiuti in centro città. Una novità
che avevamo pianificato mesi addietro e che abbiamo introdotto con la certezza di causare qualche disagio. D'altronde è inevitabile quando si invitano migliaia di utenze a modificare le proprie abitudini quotidiane, ma anche con la consapevolezza che se in qualche modo vogliamo restare competitivi non possiamo vivere di rendita. Di qui l'opportunità di adottare le modifiche che abbiamo introdotto con un unico fondamentale obiettivo, quello di rafforzare l'adesione dei cittadini al sistema della raccolta differenziata. Come? Sia cercando di contenere le bollette, quindi riducendo la Tari, sia migliorando il livello di decoro urbano. Entrambi questi obiettivi sono degli obiettivi che riteniamo di aver centrato con le modifiche che abbiamo applicato. I costi di gestione del servizio alla fine si genererà un risparmio di 240.000 euro l'anno, sia per le minori spese che per le maggiori entrate dei contributi CONAI, ma soprattutto con le modifiche siamo anche andati a liberare delle risorse umane che abbiamo fatto salvo il risparmio di cui ho parlato, che abbiamo deciso di reinvestire per migliorare il livello del decoro urbano e quindi per intensificare la pulizia delle ecoisole all'interno del centro. Abbiamo introdotto, come nei quartieri, il servizio del cleaning shuttle e in più siamo andati ad assumere anche un terzo ispettore ambientale in modo tale da poter intensificare i controlli, tant'è che in particolare in quest'ultimo mese sono fioccate le sanzioni dopo che abbiamo sospeso il periodo iniziale, no, in cui abbiamo consentito ai cittadini di potersi adattare alle nuove modalità di raccolta. Io credo che il sistema stia andando a regime e che quindi si possano in qualche modo cominciare ad apprezzare quelli che sono i risultati delle modifiche che abbiamo introdotto. Senza dubbio i controlli e anche la maggior intensità la maggior frequenza del servizio di pulizia riguardano anche l'ecoisola di Borgo Sant'Antonio, dove è stata fatta anche un'ulteriore modifica, perché le ecoisole interrate sono un elemento importante del sistema, perché introducono la flessibilità, no? La possibilità di conferire la carta e la plastica senza rispettare il calendario della raccolta porta a porta, ma continuamente. Prima nelle quattro bocche due erano dedicate alla plastica, una al vetro e una alla carta. Siccome la raccolta del vetro è una raccolta che anche più capillare, perché viene eseguita anche con i bidoni stradali, abbiamo deciso di introdurre un'ulteriore possibilità di conferire la carta e quindi andando ad ampliare di fatto i volumi a disposizione, e quindi anche con questo accorgimento riteniamo di essere andati incontro a quella che è l'istanza proposta dal consigliere e come da lui, di cui lui si è fatto portavoce assieme a tanti altri utenti che si sono rivolti e hanno sottoposto questa esigenza a cui riteniamo di aver corrisposto, anche con la riduzione delle bollette che il prossimo anno, per il secondo anno consecutivo, sarà del 3% per le utenze domestiche e del 6% per le utenze non domestiche. Mi sembra un risultato significativo da sottolineare, perché contribuisce, ripeto, a rafforzare l'adesione dei cittadini al sistema della raccolta differenziata, che è un sistema che ci sta dando soddisfazione. Lo scorso anno, per il secondo anno consecutivo, abbiamo superato l'80%, quindi penso che ci potremo confermare ancora una volta come il capoluogo con la percentuale di raccolta differenziata più elevata. Io credo che sia giusto portare all'attenzione dell'amministrazione quelli che sono i problemi che quotidianamente siamo impegnati ad affrontare, che però la responsabilità dell'inciviltà non vada attribuita alle inefficienze del sistema, che è un sistema che funziona, ma per quanto chiaramente ci voglia un periodo di adattamento quando si cambia un sistema come la raccolta dei rifiuti in una zona sensibile come il centro città, ma che in qualche modo debba essere attribuito agli incivili che non rispettano le regole. Su questo chiederei ai consiglieri un aiuto, perché non dobbiamo in nessun modo giustificare quelli che sono comportamenti scorretti che alla fine finiscono per penalizzare tutti gli altri. Grazie. Grazie assessore. Prego. Consigliere Betti, prego, può dichiarare se è soddisfatto. Grazie. Grazie Presidente. No, io ringrazio l'assessore Conficconi per la solita enfasi che mette nel difendere le scovasse, come si dice in dialetto. Però francamente mi devo dichiarare, e mi dispiace per Nicola, lo chiamo volutamente per nome, assolutamente insoddisfatto.
perché già facevo riferimento nella mia prima nell'inizio della mia interrogazione, già l'altra volta, quando ho presentato l'altra interrogazione, che era subito dopo Pordenone Legge, e l'ho anche scritto, mi è stato sciorinato un insieme di dati, siamo i più bravi, i più belli, i più forti di tutti, per giustificare qualcosa, dove io facevo determinate domande ben precise, chiedevo, sono stati dati degli input al management della società di passare più di una volta, mi è stato risposto, no, siamo bene, va tutto bene, siamo d'accordo, e non mi è stato risposto, ve l'ho scritto qua. Adesso lei, assessore, io le chiedo almeno lo sforzo di leggere le date. Lei stessa ha iniziato questa risposta dicendomi, dal primo dicembre abbiamo cambiato il sistema, dal primo dicembre, quindi ci vuole un po' di tempo per adeguarsi. La mia interrogazione è del 18 novembre, col vecchio sistema. Allora, se col vecchio sistema, la mia prima interrogazione, lei mi ha risposto che tutto andava bene, a cosa dovevamo adeguarci? E la situazione è quella che era. Allora, assessore, vede, lei può dire quello che vuole, può portarci i dati, siamo il comune più riciclone del mondo, siamo i più bravi di tutti. Però ci sono delle pecche, delle lacune nel sistema di raccolta dei rifiuti, a mio modo di vedere, ma poi andremo anche a svisciare perché stasera abbiamo una delibera che riguarda anche quell'ambito e quindi andremo a parlarne ancora. Ci sono delle lacune che sono evidenti, soprattutto in certe parti della città. Io ho la fortuna sfortuna di vivere davanti a quell'isola interrata. Fortuna perché è vero, è comodo, scendi da casa, ce l'hai là. Però sfortuna perché vedi, sei in una zona centrale, ci sono tanti, c'è il passaggio di tanta gente e si vede la schifezza che viene lasciata lì. Allora, io la mia interrogazione era, viva Dio, per sollecitare, visto che lei ha più forza di me nel chiamare la GEA e dire fate un passaggio in più, ma è possibile che nessuno si accorge di ste cose? Ma me ne accorgo solo io che abito lì, nessuno di voi abita in centro, si rende conto che se la situazione è così, alle 9 della mattina è qualcosa, a mio modo di vedere, molto brutto, perché la gente che arriva da fuori, gli utenti che arrivano da fuori Pordenone, oltre ai nostri concittadini, vedono quella schifezza. Ci vuole tanto a dire a quelli della GEA di fare due passaggi, se con uno non ce la fanno perché c'è magari un maggiore conferimento di rifiuti perché è una zona particolare, gli si dice fai due passaggi. Cioè, non credo che ci voglia un genio o abbiamo il mobility manager, prenderemo lo scovassa manager, non lo so, ma non credo ci voglia una laurea in ingegneria nucleare o parliamo di che cosa. Visto che ci costano anche le scovasse, quindi sarebbe opportuno una maggiore sollecitazione. Perciò io la invito nuovamente, perché questa è puntata 2, volevo già fare puntata 3, ma aspettiamo, adesso ve ne numero. Ma perché non ci vuole tanto? Poi, avete cambiato il sistema di raccolta, ma apro un inciso, chiudo. Ma avete cambiato anche i colori, ma io ci ho messo io un attimo di più, stavo andando a buttare, conferire di getto, ma ci voleva tanto a lasciare i colori che c'erano prima? La carta che da gialla è diventata blu, c'è un motivo? Benissimo, ma allora, perché è stato fatto? Che non ci si è pensati prima a queste cose? Io me ne sono accorto, non lo faccio, magari la vecchietta mi è capitato 2 o 3 volte a beccare io la signora, no, la signora va dall'altra parte. Sono piccoli accorgimenti come quello, e lo ribadisco perché mi è successo per l'ennesima volta, dei bidoni gialli, ci avete dato Napo, se si ricorda, la mia interrogazione qualche anno fa, dissi, ma come mai non c'è la chiavetta a Napo? Se qualcuno mi ci butta dentro la cosa, è colpa mia, perché dopo vengono e non raccolgono, oppure ci sono i solerti vigili ambientali, come si chiamano, vigili guardie ecologiche, non so come le avete chiamate, che vanno giustamente a fare il loro lavoro, e l'utente, il cittadino, come è garantito? Io lascio il bidone nella strada la sera, dopo che magari mi sono messo a pulire, a dividere, sono stato bravissimo e diligente, lo lascio in mezzo alla strada, passa, qualcuno ci butta la cosa di sigarette, la bottiglia di birra che è uscito dal bar, il bicchiere rotto. Giustamente quelli hanno l'ordine, quelli di svuotarlo, che non devono svuotarlo, perché io me lo trovo lì col pacchetto di sigarette, devo pensarci io. Mettere una chiave credo che non costasse molto a un'amministrazione che era lungimirante, che voleva dire che eravamo i più bravi nel riciclare le cose. Se poi dobbiamo difendere tutto, difendiamoli, sono stati bravissimi. Quindi, mia dichiarazione di soddisfazione, veda lei, sì, sono altamente soddisfatto. Sto scherzando. Grazie, consigliere. Forza Italia, gruppo consigliere del Comune di Pordenone, interrogazione numero 56. Al sindaco del Comune di Pordenone. I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che tra il 7 e il 10 novembre sono stati commessi oltre 10 furti con scasso nel territorio di Pordenone, Porcia e dei comuni contermini, che detti furti sono avvenuti in alcuni casi mentre le famiglie erano in casa, che questi crimini comportano un serio e grave rischio per l'incolumità dei concittadini,
che oltre ad accusare danni materiali e morali, i cittadini rischiando di subire anche violenze fisiche da parte dei malviventi, che la situazione venutasi a creare non corrisponde più alla normalità. Interrogano il sindaco per conoscere quali soluzioni intende adottare per prevenire e contenere i suddetti fenomeni criminosi in grave e rapida crescita nel territorio comunale. Analoga interrogazione è stata inoltrata al sindaco del gruppo consigliere di Forza Italia di Porcia. Rimanendo in attesa di riscontro si pongono distinti saluti. Firmato consiglieri Cabibbo, Dalmas, De Bortoli, Giannelli. Prego, assessore Zille. Sì, grazie. In riferimento a questa interrogazione, al di là di quanto è apparso sui giornali, le ricerche svolte sia dall'Università della Sapienza di Roma che dal Sole 24 Ore, che hanno piazzato la provincia di Pordenone ai primi posti in Italia per quanto riguarda il basso incremento di furti e di quant'altro. Mentre se noi osserviamo, abbiamo la relazione della prefettura di Pordenone, che è stata presentata a suo tempo al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, riferita all'anno 2012-2013, emergeva un aumento invece significativo del furto nelle abitazioni. Proprio riferito nel lasso di tempo, nell'anno 2013, era pari a un 24%, ma già questo fenomeno era già rilevato negli anni precedenti. Quindi l'amministrazione, con grande anticipo rispetto all'uscita di questi dati, già da qualche anno sta seguendo con particolare attenzione e anche preoccupazione il fenomeno, tant'è vero che ha sollecitato più volte il prefetto sia in sede di Comitato per l'Ordine e Sicurezza sia con richiesta documentata di non sottovalutare il problema, e abbiamo chiesto di potenziare sia il personale dei servizi di controllo, soprattutto nelle fasce orarie pomeridiane e notturne, e attivando tutte quelle che erano le possibili azioni di controllo sul territorio. Ricordo anche che il Comitato si riunisce periodicamente proprio per fare il punto della situazione e quindi stabilire anche, e in diverse occasioni sono stati stabiliti dei criteri di coordinamento delle azioni interforze, che ultimamente, dopo le sollecitazioni, soprattutto in quest'ultimo anno, vengono svolte in città con una sistematica frequenza settimanale. Tanto è vero, forse osserverete, che dalla cronaca emerge una serie di interventi, di azioni che si sta portando avanti. La Polizia Municipale, oltre ai servizi normali, sta attuando un'azione costante, molto forte, di presenza sul territorio per contrastare tutti i fenomeni che violano le norme e i regolamenti in materia di sicurezza. In particolare, nelle giornate di venerdì e di sabato viene impiegato tutto il personale disponibile e quindi vengono attuati in maniera dinamica tutta una serie di presidi sul territorio. Questo tipo di organizzazione del tutto straordinaria viene condivisa con un'azione interforze. La Polizia Municipale mette mediamente 5-6 pattuglie assieme alle pattuglie della Polizia di Stato, coordinate dal Questore, proprio per azioni di scoraggiamento nei confronti e soprattutto di contrasto per il problema dei furti nelle abitazioni. Nello specifico, in città e nei comuni del piano di coordinamento del controllo del territorio, di cui fanno parte, oltre al comune di Pordenone, il comune di Pordenone, Sporcia e Fiume Veneto, specificatamente proprio all'interrogazione, faccio riferimento proprio a quel dato lì, dei periodi di novembre e dicembre 2014 sono stati potenziati con servizi straordinari, oltre a quelli che ho già detto, con interventi ad hoc di reparti speciali della Polizia Anticrimine di Padova e della Legione di Carabinieri e della Guardia di Finanza. Vi do alcuni dati esemplificativi delle azioni riferite al mese di novembre e dicembre, quelle quest'ultime. Sono state impegnate 49 pattuglie straordinarie della Polizia di Stato. Sono stati effettuati 2 servizi straordinari presso la stazione ferroviaria in collaborazione con la Guardia di Finanza
e più pattuglie di pubblica sicurezza e il gruppo cinofili. La Polizia Municipale ha svolto oltre 5-6 servizi mensili straordinari effettuati nella fascia pomeridiana in concorso con le altre polizie municipali, in tutto circa 8-10 pattuglie presenti contemporaneamente sul territorio da parte delle polizie municipali, oltre a quelle che ho detto prima della Polizia di Stato, Guardia di Firenze. I risultati confrontati tra l'anno 2013 e il 2014, a Pordenone in quel mese sono stati registrati nel 2013 46 furti, nel 2014 39 furti, meno 7 furti, novembre 2014. Cordenons, 14 furti nel 2013, 12 nel 2014, meno 2. Porcia, 27 furti nel 2013, 16 nel 2014. Fiume Veneto invece ha pareggiato, c'erano 8 furti nel 2013 e 8 furti sono rimaste. Totale sono meno 20 furti rispetto all'anno 2013. No, già dall'anno scorso sono state iniziate queste attività e sono state ulteriormente intensificate. Ricordo inoltre, se mi lascia finire, consigliere, poi arriviamo alla replica, ricordo che l'amministrazione comunale nel suo programma amministrativo ha dato notevole rilievo alla sicurezza pubblica sia per quanto riguarda gli investimenti delle dotazioni tecnologiche alla Polizia Municipale sia l'implementazione e il miglioramento della videosorveglianza. Ricordo che recentemente, voi tutti ne siete testimone, con l'ultima variazione di bilancio abbiamo stanziato oltre 40.000 euro per l'acquisto di telecamere mobili e la sostituzione di una decina di quelle obsolete. E così pure il miglioramento con i collegamenti in fibra ottica per quanto riguarda l'immagine di questi. Evidenzio inoltre che l'amministrazione già da tempo è impegnata a sostenere il progetto Comunità Protagonista, che si basa sulla partecipazione attiva dei cittadini a cooperare con le forze dell'ordine al fine di prevenire il verificarsi di reati contro la proprietà. Ed è impegnata inoltre a creare una forte rete di solidarietà tra cittadini per contrastare i fenomeni di degrado sociale e ambientale al fine di aumentare la sicurezza e il controllo del territorio. Parallelamente a questa attività, voi sapete che è attivato il Sol Sicurezza proprio per incentivare il cittadino, oltre che naturalmente telefonare direttamente al 112 e al 113 quando... ecco. Anche questo non è dato ancora scientificamente, però l'aumento delle denunce viene anche letto come una maggiore disponibilità da parte del cittadino a comunicare alle forze dell'ordine. Questo è un altro aspetto, ancora non è documentato, ma da alcuni dati che emergono sembra che ci sia meno reticenza da parte del cittadino a denunciare i furti che avvengono. Nel frattempo, sono ormai da diverso tempo che come amministrazione comunale assieme alla Polizia di Stato facciamo incontri periodici nelle circoscrizioni con gli anziani e quant'altro, proprio con una serie di messaggi e anche di video per attivare quelle azioni preventive da parte dei cittadini per potersi difendere o in qualche modo poter prevenire quelli che sono i furti. Ecco, queste in sintesi sono le attività. Vi evidenzio inoltre che questa forte azione di controllo e di contrasto messa in atto per quanto riguarda i furti in abitazione, ho dei dati da parte della Questura ancora ufficiosi. Se nel 2013 avevamo un 24% di incremento, l'anno appena trascorso, 2014, è stato il contenimento della crescita, si è fermato al 6%,
cioè abbiamo ridotto, è ancora in aumento perché c'è questa forte spinta soprattutto da bande che arrivano attraverso l'autostrada, tanto è vero c'è anche un'analisi di questo, più colpiti sono i comuni che sono frontalieri all'autostrada, sono bande che vengono dal Veneto e che poi ovviamente trovano vie di fuga attraverso questa per rientrare. Tanto è vero, tutta l'azione della Polizia Municipale è quella di creare posti di controllo, di blocco, di controllo, e una volta che si fa questa rete in città sicuramente è un elemento forte per dissuadere queste bande e quindi questi fatti. Ecco, questo è il dato che vi posso dare al momento riguardo alle azioni fatte dall'amministrazione comunale con Prefettura, Polizia di Stato e le altre forze dell'ordine, e con la partecipazione significativa da parte della Polizia Municipale. Grazie Assessore. Prego, consigliere De Bortoli. Sì, gli interventi di risposta alle interrogazioni, io ringrazio l'assessore, ma sembrano proprio senza anima, cioè nel senso che vengono letti dei numeri senza, così, sulla paragone finale, no? Perché si dice da una parte che nel 2014 abbiamo messo in campo 46 pattuglie, tutto il resto, non considerando tutto ciò che il cittadino di Pordenone ha speso, come tanti altri, per attrezzarsi di allarmi, perché poi questo è dato di fatto, che dal 2013 al 2014 probabilmente molti sono già attrezzati, visto l'andazzo del nostro paese, in modo particolare anche di Pordenone, di premunirsi di sbarramenti o di tecnologia per poter affrontare questo fenomeno. Però se noi facessimo un sondaggio oggi a Pordenone e chiedessimo ai cittadini se sentono sicuri quando lasciano la casa per andare a cena un sabato sera, e sono sicuro che l'85% risponderebbe che non si sentono sicuri, perché quello che si palpa, quello che si sente è questo, non tanto i dati che ha dato l'assessore, pattuglie di qua, pattuglie di là. È vero anche che davanti al lavoro molto preciso e professionale di queste forze che sono in campo, poi non trovano configurazione altamente decisa sulla magistratura, cioè abbiamo già visto, no? Ma proprio in questi giorni io ebbi modo di scrivere, di comunicare alla mezzo stampa che prima o poi si cominciava, ma in tempi non sospetti, probabilmente qualcuno cominciava a sparare, e non ho finito di fare questa dichiarazione ai giornali che un benzinaio spara, un altro oggi mi pare o ieri ha ucciso, ha ferito, ecco, cioè nel senso che c'è questa rincorsa a premonirsi non soltanto con azioni illecite ma anche con azioni rischiose, per affrontare questo fenomeno che nel nostro paese in modo particolare viene perpetrato perché, come dico, non c'è la corrispondenza della pena certa una volta che queste forze dell'ordine arrestano, anche in flagranza di reato, questi soggetti vengono tranquillamente dopo 2 ore messi fuori perché nulla è successo, senza pensare che se ci rubassero un'autovettura poco incidirebbe, ma il fatto che vanno nelle abitazioni anche di notte, magari trovando una coppia a casa, magari trovando nel pomeriggio tardo una signora anziana a casa, cioè c'è una grande preoccupazione su questo, perché e poi sull'abitazione personale, se mi permettete, chi ha avuto la sfortuna di avere un furto a domicilio sa perfettamente cosa succede dentro la propria casa, un conto è un'autovettura portata via al parcheggio, ma un conto avere avuto gente a casa tua dicendo manco male che non ero a casa, cioè oggi si dice meno male che non ero a casa, meno male che non mi sono svegliato, perché questo è il dato di fatto. Allora, se qua vogliamo dire che non basta mettere in campo tutta questa forza che abbiamo messo in campo, bisogna essere incisivi, non so quanti fogli di via sono stati fatti, quanta gente è rimasta in galera, quanta gente è stata trovata magari sull'autostrada con chiavistelli, cacciaviti nella macchina, perché se è vero come è vero, mi piacerebbe avere questi dati da parte dell'assessore, me ne può anche comunicare con l'assessore, mi dica quanti stati prevenuti furti a Pordenone, magari trovando in flagranza, trovandole con l'uscita, come ha detto lei, le autostrade, quante mai state fermate, quante hanno trovato i chiavistelli dentro, piedi porco, cosa è successo di quelli che hanno portato poi davanti al magistrato, cioè sarebbe bello sapere se questo paese
tutela noi cittadini che ci abitiamo e che viviamo in questo momento, no? Oppure potrebbe cominciare a succedere qualcosa di strano. Io poi sento tante volte, mettiamo le telecamere sui cassonetti. Io dico, le azioni di un'amministrazione dovrebbero essere diverse, perché è vero che mettiamo in campo queste pattuglie, questa forza dell'ordine, i vigili, di noti, ma perché non pensiamo a una compartecipazione del nostro cittadino? Cioè, uno che si mette la telecamera, perché non può mettersi e incentivare una telecamera nella propria abitazione o nel proprio negozio e collegarla con i vigili? E magari questa regione che da mettere anche un piccolo contributo, perché avremo una rete di informazione e di videate, invece di guardare i cassonetti, uno che butta la bottiglietta magari per poter andarlo a fare la multa, sarebbe più interessante sapere cosa succede nel pomeriggio tardo, le domeniche, il sabato notte in questa città, che è molto più grave della bottiglietta che va sbagliata magari dall'anziana. Cioè, allora mettiamo le telecamere, incentiviamo, ma mettiamole in rete, ma diciamo anche che se abbiamo molti negozi, fabbriche importanti in centro, se metti la telecamera ti diamo un contributo e la agganciamo alla rete dei vigili, abbiamo un punto di osservazione maggiore, un angolo maggiore per vedere quello che succede, poi magari è gente tranquilla che si muove, però vediamo quello che succede. Con questo si potrebbe vedere anche il tipo di traffico, il tipo di gente che non è residente, che viaggia, i mendicanti, oggi sappiamo, perché basta andare via a Montereale, basta... Deve eccetera. Concludere, consigliere. Sì, capisci? Allora, ecco, io vorrei che l'amministrazione comunale, oltre che fare, sciorinare tutti questi dati, mi desse qualcosa, rendendo ancora più partecipe il cittadino, ed ecco che abbiamo un'azione molto più capillare e forse più determinante per la nostra sicurezza. Ecco, noi vorremmo questo e non abbiamo avuto questa risposta se non dei dati che, se lei vorrà comunicarli per scritto, magari li esaminiamo e arriverà un'altra proposta, penso una mozione, fra non molto in questo Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, consigliere. Interrogazione numero 57. Quali misure di controllo della nutria? Le sottoscritte consigliere comunali Mara Piccini e Gina Persson. Premesso che il problema del sovrappopolamento delle nutrie ha raggiunto dimensioni non più sostenibili in ampie zone del territorio italiano, in particolare la pianura padana, la costa adriatica sino all'Abruzzo, le coste tirreniche sino al Lazio, e che oggi anche il Noncello e il Pordenonese si trovano infestati in maniera massiccia dalla loro presenza. Preso atto che una nota diffusa dal Ministero della Salute ricorda che, con il decreto legge 24 giugno 2014 numero 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 numero 116, è stata portata una modifica all'articolo 2,2 della legge 11 febbraio 92 numero 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, inserendo le nutrie nell'elenco delle specie nocive alle quali non viene accordata alcuna forma di tutela. Pertanto le nutrie, dallo status di fauna selvatica e quindi protetta, sono transitate allo status di specie nociva, alla stregua di animali infestanti e dannosi. Atteso che l'estrema diffusione delle nutrie, che a causa delle loro caratteristiche etologiche vivono lungo gli argini di corsi d'acqua scavando cunicole e gallerie, sta determinando gravi problemi sia per le colture agricole che per lo stesso mantenimento dell'integrità ambientale, noto che ormai chiunque passeggi nei parchi cittadini Pordenone nell'ambito da corsi d'acqua incontra decine di esemplari di questo animale alloctono, che rappresenta quindi elemento anomalo nelle comunità animali, esercitando un elevato impatto su di esse e diventando una possibile fonte di danno ecologico, in quanto specie non evolutasi all'interno degli equilibri naturali locali. Considerato che il territorio di Pordenone, già frequentemente interessato da fenomeni di esondazione del fiume Noncello, presenta una situazione di fragilità sicuramente dovuta a cause storiche, di degrado ambientale e speculazione edilizia, e che quindi un incessante lavoro di danneggiamento degli argini da parte di questi roditori non debba essere sottovalutato, accertato che tale presenza comporta problemi di diverso tipo: 1. Impatto ecologico sulla flora e fauna autoctona; 2. Impatto sanitario, vettore di leptospirosi e altre gravi patologie; 3. Impatto economico, danni gravi a colture agricole e reticolo idrico. Tutto ciò premesso, interrogano il signor Sindaco e l'assessore competente per sapere: 1. Se tale problema sia stato oggetto di esame da parte dell'amministrazione comunale; 2. Se vi sia in atto un piano di intervento; 3. In caso contrario, quali misure intende intraprendere per mettere la situazione in sicurezza, anche avvalendosi di tutti i nuovi strumenti legislativi varati dal Parlamento e coordinandosi con la Regione per ottenere dei risultati in tempi rapidi. Firmato Mara Piccini, Gina Persson. Assessore Conficoni, prego. Sì, ringrazio, grazie Presidente, grazie anche alla consigliera Piccin per l'interrogazione, Persson, pardon.
Piccin e Peresson, tutte e due, per l'interrogazione che ci ha dato la possibilità di svolgere un approfondimento. Abbiamo effettivamente verificato che c'è stato un cambiamento normativo, riteniamo però che non siano ben chiare le competenze. Finora il servizio, diciamo, di contrasto alla proliferazione della nutria è stato svolto dalla provincia di Pordenone, nella nostra realtà. Adesso non è chiaro se questa competenza viene in capo ai comuni e quindi il comune di Pordenone la deve esercitare direttamente. Abbiamo avuto un'interlocuzione sia col competente ufficio provinciale che sostiene questo tipo di novità, diciamo, sia con gli uffici della regione, ai quali abbiamo formulato un quesito scritto in modo da essere sicuri che l'abbiamo formulato recentemente, siamo in attesa della risposta, in modo da essere sicuri che questa competenza, l'ennesima, diciamo, venga in capo al comune, perché prima di andare ad investire delle risorse umane ed economiche nello svolgimento di questo servizio vogliamo essere certi che la competenza è nostra, perché non è che ci siano state trasferite delle risorse per effettuare questo tipo di operazioni. Quindi prima di andare a farcene carico vogliamo essere certi, perché riteniamo che questo sia il modo migliore per tutelare la nostra comunità, no? Quindi siamo in attesa di questa risposta e sulla base della risposta che ci verrà data ci muoveremo. Abbiamo comunque fatto, nell'incontro che abbiamo avuto, diciamo, con l'ufficio provinciale, abbiamo anche cominciato ad indagare su quali sono le modalità che loro hanno utilizzato finora per cercare di contrastare la proliferazione della nutria, e quindi abbiamo anche già cominciato in qualche modo ad addentrarci nel tema più approfonditamente. Ecco, grazie. Grazie, assessore. Prego, consigliere Piccini. Sì, grazie, assessore. Ma allora, guardi, c'è una differenza sostanziale tra il prima e il dopo, nel senso che quando l'amministrazione provinciale gestiva questo tipo di problematica si trattava di fauna selvatica, e proprio per questo motivo soggiaceva a tutta una serie di regolamentazioni per quanto riguarda la nutria. Già la regione non parlava di deroghe, ma parlava di una sorta di eradicazione, perché è riconosciuta specie dannosa per le motivazioni che ho cercato in qualche modo di evidenziare, abbiamo cercato con la collega di evidenziare nella premessa. Allora, io non so di chi sarà la competenza, magari adesso che costituiamo i nuovi UTI, la fichiamo là anche quella, no? Ecco. No, però questa era passa come una battuta semiseria, nel senso che attenzione, perché ci sono altri luoghi in Italia dove veramente stanno creando delle difficoltà incredibili. Sono a conoscenza dei contatti che avete avuto con l'amministrazione provinciale e del fatto che c'è ancora una certa incertezza. Tenga conto però, assessore, che spesso e volentieri l'amministrazione regionale e il servizio regionale competente ci impiega un bel po' di tempo a rispondere rispetto a questi quesiti. Non vorrei, per esperienza diretta le dico, ma forse a un consigliere ci impiegano un anno e mezzo, a un comune magari ci impiegano sei mesi. Non vorrei che passasse così tanto tempo. Le segnalazioni che ho ricevuto, in particolar modo per quanto riguarda la zona del parco del seminario, no, Isena, in particolare, e sono state diverse, sono state molte. Allora, voi fate giustamente il vostro mestiere e attendete. Credo che al di là della competenza, che se viene al comune oppure no non lo so, non è più fauna selvatica, per cui non essendo più fauna selvatica deve essere trattata come un ratto, per cui può essere in qualche modo, credo, dato mandato, se sarà vostro compito, dato mandato ad una di quelle aziende che credo voi già utilizzate per il sistema di deratizzazione, perché siamo lì, anzi questo peggio ancora, perché questo simpatico animaletto, oltre ad essere portatore di malattie, è veramente fa veramente danni all'ecosistema e agli altri animali, e già abbiamo, come è stato detto, una situazione di fauna abbastanza
degenerata. Ecco. Quindi io mi ha fatto venire un'idea mentre parlo, farò un'interrogazione in Consiglio regionale per capire chi è, non mi era venuto in mente, ma farò un'interrogazione in Consiglio regionale per capire chi è che si deve occupare di questa cosa qua adesso che non è più, che non è più fauna. Che lei ha scritto? Vabbè, d'accordo. Grazie. Grazie consigliere. Interrogazione numero 58. I sottoscritti consiglieri comunali del Comune di Pordenone, premesso che non passa giorno che non vi sia sul giornale un furto, una rapina nel pordenonese e che la sicurezza dei cittadini sia sempre più messa a repentaglio. I cittadini non si sentono e non sono più sicuri nelle proprie case. La psicosi di insicurezza possa comprensibilmente aumentare e ancora arrivare a situazioni di difesa fai da te, generando situazioni a far west. I cittadini si stiano organizzando tra loro in maniera non codificata e meno efficace dei modi ufficiali. I cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni. I danni di tutto questo compromettono una vita serena. Gran parte dei problemi derivano da stranieri a causa dei pochi controlli. Le forze dell'ordine stiano facendo il massimo di quello che possono fare con le risorse che hanno. Tenuto conto che i cittadini pretendono e meritano risposte immediate ed efficaci, la politica deve smettere di sottovalutare il problema o addirittura deriderlo. Interrogano se il sindaco e l'assessore competente vogliono impegnarsi per nei seguenti punti. A. Incentivare in ogni modo la formazione dei volontari della sicurezza come previsto dalla legge, già utilizzati con successo anche dai comuni limitrofi di ogni colore politico. A. Creare un sito internet nel quale immettere le foto dei cittadini italiani e stranieri condannati e mantenere tali foto almeno fino al momento in cui vi sia lo sconto della pena originaria e non depenalizzata per reati di furto, scasso, violenza, rapina e simili. Bisogna infatti limitare l'effetto negativo di svuota carceri, depenalizzazioni e arresti domiciliari, situazioni che presentano un'elevata difficoltà nel controllo. A dare incentivi a chi investe in sicurezza privata, in quanto a vantaggio anche della collettività. A spingere la politica di livello superiore a chiedere certezza della pena, maggiori fondi, più controlli, l'utilizzo dell'esercito in supporto alle forze dell'ordine, nuove carceri, accordi internazionali più efficaci per i rimpatri dei criminali stranieri. A tutelare legalmente chi utilizza la forza contro i malviventi entrati nel proprio appartamento e a chiedere risarcimento danni ai ladri. Avviare corsi di autodifesa gratuiti per i cittadini. Informare i cittadini su cosa poter fare per prevenire i furti. Aumentare l'illuminazione pubblica. Firmato Riccardo Piccinato, Isena Peresson. Assessore Zilde, prego. Grazie. Entro direttamente nel merito dell'interrogazione e delle domande che sono state poste, quindi vado per punti perché è abbastanza articolata questa interrogazione. Allora, in merito al punto 1, incentivare in ogni modo la formazione dei volontari della sicurezza, come previsto dalla legge regionale, ricordo che in questo momento dove i comuni vivono grosse difficoltà dal punto di vista di bilancio, pur comprendendo che queste iniziative sono fattive, tra l'altro ricordo che in passato abbiamo utilizzato questi fondi per i corsi organizzati per i non vigili e quindi per i volontari più in generale, non specificatamente, ripeto, solo per la sicurezza. Però credo che oggi sia prioritario sostenere e privilegiare il mantenimento degli attuali livelli, che è già difficile, del personale della Polizia Municipale. E quindi se abbiamo delle risorse, ritengo più efficace di implementare, di poter dotare di mezzi e tecnologie adeguate la nostra Polizia Municipale. In questo momento credo che sia impensabile, almeno nella realtà di Pordenone, disperdere le poche risorse per formare volontari della sicurezza e magari dall'altra parte ridurre le dotazioni di forze come la Polizia Municipale, che sono legalmente riconosciute e appositamente già formate. Quindi questo è il nostro indirizzo. Se la Regione ci permette delle risorse, con queste noi andiamo ad aumentare quelle che sono le dotazioni della Polizia Municipale. Ricordo che hanno problemi di sostituzione di auto, di qualsiasi cosa. Non è semplice oggi per un ente locale continuare a mantenere i livelli che
abbiamo qua a Pordenone, che poc'anzi ho detto anche nella precedente interrogazione. Per quanto riguarda il punto 2, creare un sito internet nel quale immettere le foto ai cittadini, eccetera, credo che di segnalare con le foto i condannati per il loro controllo mi sembra che sia un sistema che, al di là della, che ci riferiamo alla legge nazionale, non certo sia un sistema fai da te, quanto mai fuori luogo, forse anche se non altro in contrasto con quelle che sono le norme vigenti di privacy e di quant'altro. In ogni caso riteniamo che un'eventuale gestione di questo potrebbe essere solo prerogativa delle forze degli agenti dell'ordine, ovviamente avere un sistema di controllo di queste persone, non certo sono competenze del Comune e noi come amministrazione certamente non ci inoltreremo in questa tipologia di attività, la lasciamo fare eventualmente a chi è preposto per questo. Per quanto riguarda il terzo punto, incentivi da dare a chi investe in sicurezza privata. Ricordo agli interroganti che la precedente amministrazione ha prodotto un regolamento per accedere ai finanziamenti della Regione, che sono stati appunto predisposti nel tempo ben due bandi, uno nel 2004 e uno nel 2010, che prevedevano la possibilità appunto di incentivi per chi investiva in attrezzature per la sicurezza. E vado così a occhio, mi pare che fossero stati nel 2004 circa un 25-30 mila euro e un 44-45 mila euro nel 2010. Nonostante la pubblicità che allora fosse stata fatta delle iniziative, le adesioni dei cittadini sono state piuttosto modeste. Più della metà delle risorse non sono state utilizzate per lo scopo e poi naturalmente l'amministrazione le ha, pur di non perderle, le ha dirottate per l'implementazione degli impianti pubblici di videosorveglianza. Se nel prosieguo dei prossimi anni la Regione, come auspicabile, continuerà a finanziare i capitoli della sicurezza, e in questo senso abbiamo già fatto le domande a proposito, l'indirizzo di questa amministrazione sarà quello di privilegiare la manutenzione, la sostituzione degli impianti pubblici esistenti, quelli già obsoleti, e l'acquisto e il potenziamento di nuove telecamere. Se i finanziamenti saranno abbondanti e magari saranno specificatamente indirizzati dalla Regione per incentivare gli impianti privati, certamente anche questi concorrono per aumentare la sicurezza e certamente non ci ritireremo indietro, ecco, come abbiamo fatto. Però, ripeto, abbiamo già due esperienze volute e portate avanti dall'amministrazione che però non hanno dato quell'esito che inizialmente noi speravamo, pensavamo. Ecco, quindi per quello che dico, bisogna anche in questo valutare bene come. Per quanto riguarda il punto 4, che è assai articolato, spingere la politica a chiedere certezza da piena, maggiori fondi, controlli, nuove carceri, eccetera, eccetera, qua posso concordare che lo Stato deve sostenere con più risorse il sistema della pubblica sicurezza. In effetti uno dei grossi problemi in generale in tutta Italia è che le polizie di Stato, carabinieri e quant'altro hanno avuto in questi anni meno risorse e quindi per certi versi sono state depotenziate, ahimè, anche da governi di centrodestra e anche ministri del suo partito che hanno governato in questi anni e che sicuramente non hanno perlomeno concorso per poter potenziare queste strutture. Quindi credo che comunque in un quadro di spending review, in un quadro economico attuale, il tema vada affrontato quanto prima con una riforma organica delle forze dell'ordine. È un quadro di razionalizzazione, un quadro di razionale efficientamento, superando anche gli attuali steccati di ruoli di competenza tra i vari corpi della polizia, che ahimè
purtroppo oggi ancora esistono. Io credo che una moderna polizia di uno Stato si debba fare una riforma che permetta di poter dialogare di più e quindi permetterebbe questo un maggiore efficientamento dalla polizia municipale alla polizia di Stato. L'esercito penso che abbia altri ruoli. Poi tra l'altro abbiamo qualche anno fa è stata fatta una sperimentazione qua in città e mi pare che non abbia prodotto nulla. Anche la stessa opinione pubblica che vedeva questi gruppi che giravano non hanno dato quegli esiti e quindi ritengo che sia uno spreco di personale oltre che di risorse pubbliche. La situazione delle carceri in Italia, che noi sappiamo tutti come sono, oltre al problema dell'edilizia, e qua abbiamo un punto significativo in città, il bisogno di avere un carcere più idoneo rispetto all'attuale castello. Attendiamo, sto parlando del castello che sta in città, ok? Sto parlando del castello che abbiamo in città. Credo che sia quanto mai opportuno che una riforma del sistema carcerario assieme a quello giudiziario, per dare, come dite voi, certezza e tempi brevi per quanto riguarda poi certezza della pena, ma che siano anche carceri che permettano un'espiazione dignitosa e soprattutto con la possibilità del recupero del recluso nel momento in cui poi riavrà un reinserimento nella vita sociale. Credo che questo è un aspetto altrettanto importante, così pure come la certezza della pena. Per quanto riguarda i punti 5 e 6, tutelare legalmente chi utilizza la forza contro i malviventi e avviare corsi di autodifesa gratuite per i cittadini, qua mi trovo, diciamo, è una materia molto spigolosa, molto articolata, che ovviamente devo fare riferimento soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo della forza contro i malviventi, che fa riferimento a un fai da te che è di dubbia, io credo che siano gli organi preposti. Poi è chiaro che in certe situazioni è necessario avere la possibilità di un'autodifesa, però entriamo in un tema molto complesso e articolato che ritengo che non sia l'amministrazione pubblica che debba spingere, ma la competenza, ripeto, è dello Stato di valutare alcune situazioni e di avere delle leggi che possa permettano di vedere situazione per situazione questi dati. Quindi questa è una materia che, ripeto, non credo vada sia oggetto da parte dell'amministrazione pubblica, o perlomeno questa amministrazione non è in linea con questi indirizzi. Per quanto riguarda l'informare i cittadini su cosa poter fare per prevenire i furti, l'ho detto già prima, stiamo facendo costantemente una serie di incontri con la popolazione, nelle circoscrizioni, con gli anziani, con la collaborazione della Polizia Municipale, sul quale stiamo dando tutta una serie di indicazioni per avere quegli accorgimenti utili onde evitare il più possibile come difendersi da furti e di quant'altro, e anche per quanto riguarda gli anziani, soprattutto per i raggiri. Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, credo poi ne parlerà l'assessore Moro, visto che c'è anche un'altra interrogazione su questo tema. Anche sull'illuminazione pubblica credo che la città già disponga di tutti una illuminazione più che sufficiente. Potrebbe essere che in qualche luogo, con particolare attenzione, se necessita, si può potenziare, ma ripeto, anche quando sono successi dei fatti recenti è avvenuto
ahimè, in luogo che era illuminato. Quindi voglio dire, sicuramente il buio crea insicurezza, ma è anche altrettanto vero che riteniamo che la città presenti degli impianti che permettano al di là di quelle che sono le percezioni di taluni, siano più che sufficienti. Ecco. In ogni caso, ritengo che, pur come vi ho appena detto, condividendo qualche passaggio di quanto esposto in premessa, le azioni che vengono richieste dal gruppo della Lega Nord ricalcano una visione politica di stampo fai da te, diversa rispetto al nostro programma che si è data a questa amministrazione, che prevede l'intensificazione e il rafforzamento delle attività di monitoraggio e controllo del territorio per le competenze nostre che riguardano la Polizia Municipale e, in base alle normative vigenti, anche in coordinamento con le altre forze polizia di Stato. Le azioni che poco fa, nell'altra interrogazione ho esposto, dimostrano quanto sia l'impegno di questa amministrazione e della sua Polizia Municipale, proprio con attività ovviamente di pubblica sicurezza, nel rispetto delle competenze previste dalle leggi nazionali che regolano il sistema della pubblica sicurezza. Grazie. Grazie Assessore. Prego, consigliere Piccinato. Prego. Ringrazio della risposta l'Assessore. Innanzitutto mi scuso per gli occhiali, ma ho dei problemi agli occhi questa sera, quindi mi dispiace di questo. Parto subito chiedendole, Assessore, se condivide la posizione della Moretti che riguardo, che come sa è il candidato presidente della Regione Veneto, che riguardo al fai da te del benzinaio Stacchio ha dichiarato che è stata una reazione comprensibile, che quindi deve essere tutelato in un qualche modo. Quindi io non credo che sia solo una nostra visione fai da te, ma evidentemente anche dal PD condividete questo tipo di questione. E anzi, voglio rilanciare, spero che si possa dare in qualche modo spazio per anche da qua lanciare un messaggio in difesa di cittadini che, arrivati al punto di essere costretti ad autotutelarsi, riescano in qualche modo ad essere davvero tutelati anche dalle istituzioni, anche qua, e quindi lanciare un messaggio di questo tipo, dicendo chiaramente che anche noi difendiamo Stacchio e quella che è la legittima difesa di un cittadino come gli altri. Prima cosa. Seconda cosa, riguardo al merito delle risposte, non mi dichiaro soddisfatto perché praticamente non è stato accolto niente, non si è fatto niente. I dati che ha dato l'assessore sconfessano quanto è stato detto, in quanto si è parlato di un basso incremento dell'aumento, cioè, ragazzi, di un basso incremento. Allora, guardiamo i dati veri. Rispetto al 2012, in pratica i problemi di sicurezza sono aumentati di oltre il 30%. Quando mi parla dei fondi che la Regione ha stanziato nel 2004 e nel 2010, cioè mondi veramente molto distanti ormai rispetto alla realtà odierna, non ha tenuto conto dell'esponenziale aumento che c'è stato. Parliamo di numeri completamente diversi. Quindi lei quel mondo lì lo cancelli e non faccia neanche più riferimento, perché sono completamente cose diverse. Poi riguardo... se lei mi avesse risposto prima all'interrogazione avrebbe avuto molti meno problemi a cui rispondere, perché nel frattempo, dopo lo stupro che c'è stato in centro Pordenone con il sequestro di persona, c'è stato anche l'accoltellamento, c'è stata la baby gang, ci sono state decine di rapine, furti, scippi e tant'altro, e quindi avrebbe avuto molto meno da rispondere. Ma invece adesso si sta veramente scatenando il Far West, anche in piazza, accoltellamenti. Siamo veramente arrivati a una situazione che drammaticamente sta peggiorando. E qui si è contraddetto più volte, perché ha detto che da un lato
sono aumentate le forze di sicurezza, eccetera, eccetera. Poi ha risposto prima, all'interrogazione di prima, che no, c'erano già presenti anche l'anno scorso. Quindi, quale delle due? Sono aumentate o erano già presenti anche l'anno scorso? Perché questo non mi è chiaro. Poi riguardo nel merito, così en passant, le risposte concrete che mi ha dato, volevo chiederle, ma un volontario mettere in piedi una squadra di sicurezza, i volontari di sicurezza costano così tanto da impedire di poter essere attivati? Io credo che costino veramente poco, basta... quindi, cioè, non so, dalla sua risposta sembra che costino chissà quanto. Veda lei, io credo che questi qua non siano costi assolutamente impensabili per l'amministrazione, tant'è che si potrebbe tranquillamente chiedere di far pagare le spese ai cittadini di queste cose qua, se è un problema. Penso che i cittadini rispondano bene a questo. Dopodiché, infatti, gli ispettori delle scovasse, quelle sì sono importanti. Poi, riguardo al sito internet, qua dice fuori luogo mettere le foto. Io ricordo che in tantissimi paesi civili ci sono le foto segnalettiche ovunque, e qua sui giornali, sulla stampa, in telegiornale, qua non si può, sembra qualcosa di veramente strano. Poi ricorda, mi fa piacere invece che l'unica cosa che ha detto, che si impegna, che concorda nel chiedere a livelli più alti la certezza della pena, nuove carceri, di fare accordi internazionali per rimpatriare gli immigrati, mi fa piacere che l'abbia detto, che concorda, e quindi agirà in questo senso per chiedere al suo partito, che evidentemente governa, di proporre soluzioni concrete da questo lato, quindi aspetto la sua mossa in questo senso. Poi le chiedo di appunto ampliare la tutela legale, mi ha detto di no, ma io lo rilancio, credo che sia un problema per garantire un minimo di sicurezza personale ai cittadini. Per quanto riguarda invece l'illuminazione, mi ha risposto che è già tutto illuminato, invece abbiamo visto che non è così, lo vediamo tutti i giorni. L'ultima cosa, i corsi di autodifesa. Io spero che qui, almeno in questo, aiutare i cittadini a farli. Non le chiedo fondi in questo caso, perché mi ha già detto di no, ma almeno aiutare i cittadini a mettersi in rete facendo, insomma, un po' di un minimo di pubblicità, quantomeno questo, un minimo, perché altrimenti davvero la sua risposta è deprimente. Grazie. Grazie consigliere. Interrogazione numero 60. Il sottoscritto consigliere comunale, premesso che il parcheggio al termine di Via della Santissima risulta sprovvisto di pubblica illuminazione, che in detto parcheggio vi è stato un recente episodio di violenza su una donna da parte di un evaso dal carcere di Pordenone, che gli atti criminosi della provincia di Pordenone sono notevolmente aumentati nel breve periodo, che l'assenza di pubblica illuminazione favorisce l'insorgenza di detti fenomeni criminosi, che piazzale Ellero dei Mille, fermata autobus e monumento dei caduti, risulta sprovvisto di adeguata illuminazione. Interroga il sindaco per conoscere quali siano le motivazioni per cui un parcheggio e una piazza, in una zona prossima al centro storico di Pordenone, siano stati lasciati privi di adeguata illuminazione pubblica, e per chiedere quali soluzioni intenda adottare per porre rimedio a tale grave carenza. Firmato consigliere Walter De Bortoli. Assessore Moro, prego. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda il parcheggio posto alla fine della Via Santissima, c'è da rilevare che il parcheggio è una parte del parcheggio di recente realizzazione, che è quello che all'ingresso, entrando, si trova sulla sinistra, mentre la parte che si trova a destra è già realizzata da parecchi anni ed è provvisto di adeguata illuminazione dedicata esclusivamente al parcheggio. Rispetto alla parte che dicevo prima di recente realizzazione, lì è stato posizionato un faro che illumina più o meno da nord-ovest il parcheggio, ed effettivamente c'è una ridotta illuminazione proprio nella parte dell'ingresso del parcheggio, mentre è molto intensa nella parte finale. In quel caso abbiamo rilevato, anche a seguito di precedenti segnalazioni, che c'è la possibilità, e stiamo proprio valutando l'intervento da fare, di utilizzare tre pali dell'illuminazione che illumina via San Giuliano, che oggi hanno solo diciamo uno sbraccio verso la strada, ed è possibile sostituire quegli sbracci con lo sbraccio verso la strada e verso il parcheggio. Stiamo proprio con gli uffici in questo periodo verificando come intervenire, e poi conseguentemente ci faremo fare dei preventivi per l'intervento. Comunque
indicativamente potrebbero essere intorno ai 5-6 mila euro di intervento. Mentre per quanto riguarda il piazzale Elleros, immagino ci riferiamo alla zona del monumento. Nel caso della zona del monumento noi avevamo già avuto precedenti segnalazioni che c'era l'illuminazione specifica del monumento che non funzionava. Abbiamo fatto le verifiche nel mese di dicembre, il dirigente ha provveduto a produrre una determina, abbiamo già iniziato i lavori, una parte sono terminati, quelli di sistemazione dell'illuminazione già precedentemente presente, mentre è stata realizzata un'ulteriore illuminazione che dall'atto diciamo verso l'edificio della Gabelli illuminerà sempre quel piazzale. E questa si sta terminando in questi giorni, per cui alla fine avremo sia l'illuminazione precedentemente prevista, che era quella che anticamente illuminava il monumento, e in più un'aggiunta di altri, credo, 3 corpi illuminanti, sempre per il piazzale. Grazie Assessore. Prego Consigliere De Bortoli. Assessore, grazie della risposta. Vedo che è servita in buona sostanza, anche se devo rilevare una cosa, cioè nel senso che il parcheggio del Lido cosiddetto, faccio una piccola parentesi, mi fa piacere che questa amministrazione chiama parcheggio, perché questi che stanno in questa amministrazione abbiamo ostacolato ferocemente il sindaco Pasini perché in quell'area non doveva mai nascere un parcheggio, perché era un'area verde importante. Allora io dico, siccome si fanno sempre le mezze cose, abbiamo fatto un pezzo di parcheggio che è illuminato, abbiamo fatto un altro parcheggio aggiunto che era scarsamente illuminato, adesso state provvedendo, ma perché non studiare così, venire fuori in modo... Il parcheggio, quello lì, serve, è molto utile. Penso che invece di mettere Gaino di Sarone, fare un parcheggio vero, vero, dove non ci si infanga quando piove, anche rimette in discussione quello che io stesso qua feci l'opposizione con il sindaco Bolzonello, quando eravamo così con Pasini, che non mai doveva essere fatto un parcheggio, perché magari pensavamo diversamente sull'utilizzo di quell'area verde. Oggi si può anche dire, la città, quel parcheggio è importante per arrivare in centro, il centro ha una crisi commerciale abbastanza importante, è un parcheggio per fortuna non a pagamento, mi pare, e dunque sarebbe bello fare un bel parcheggio lì fatto con i crismi, con l'illuminazione, con un'asfaltatura, con le delimitazioni, in modo che sia anche, sembra adesso quando si arriva che sia il parcheggio del ristorante, perché un po' come è fatto, insomma, a tempo perso fatto, no? Dunque è un invito che vi faccio, visto che state provvedendo per l'illuminazione, magari in prossima primavera, che è quasi alle porte, facciamo un bel parcheggio molto funzionale, può darsi che qualcuno venga di più nel nostro centro cittadino, in modo particolare in questa zona qua. Ormai c'è, è fatto un po' approssimativamente, facciamolo vero e non se ne parla più. Questo è il mio invito. E grazie per la risposta, perché vedo che ha accolto la mia interrogazione, anche se devo dire, quando è successo il fatto della violenza proprio in quel posto, sarebbe stato meglio che questa amministrazione avrebbe visto in quel momento che magari mancava l'illuminazione e avrebbe provveduto a metterla senza aspettare una mia interrogazione. Comunque vi ringrazio per averla accettata. Per quanto riguarda il monumento dei caduti, ora io ho sentito anche il Presidente della Repubblica che si è ricordato della Seconda Guerra Mondiale, ha detto cose molto importanti. Lì c'è il monumento dei caduti, cioè quello lì non è un monumento che va bene quando c'è carnevale, è un monumento che ricorda i nostri concittadini, tutti coloro che hanno dato la vita per la patria, se la consideriamo ancora tanto. Allora dico, se si brucia una lampadina in tutti i paesi la sostituiscono subito, se manca un'edificazione del luogo la creano subito. È vero anche che non solo Giannelli, il consigliere Giannelli molte volte ha detto che quella è un'area un po' particolare, a me non è venuta in mente tanto perché mancava illuminazione, è venuta in mente perché sotto i pioppi, sotto i tigli vedevo gruppi di ragazzi che non riuscivo a edificare bene e non riuscivo neanche a vedere che tipo di gente c'era. Ecco perché è venuto in mente che mancava illuminazione. Poi ho visto anche questo monumento, che di la verità andrebbe anche un po' pulito, magari se vogliamo essere un po' così, no? Non basta farlo una volta all'anno che non si pulisce, ma si va solo con le corone a ricordare il momento, no? Sarebbe anche dignitoso che la città, magari con un po' di idropulitrice, dico sempre arriviamo adesso alla primavera, dia una pulita, una sistemazione al giardinetto, illuminazione.
è un momento, è una cosa importante, almeno per chi la sente così, forse oggi qualcosa può cambiare, io la sento così, io che sono stato all'estero 20 anni e sono nato all'estero la sento così, mi piacerebbe che tutti i pordenonesi la sentissero come me e tutti gli italiani soprattutto la sentissero come me. Comunque la ringrazio per la risposta, adesso avremo un'illuminazione sia nel monumento e mi auguro che provvediate anche nel prossimo futuro a dare dignità a quel luogo e anche per l'illuminazione fatta nel parcheggio di fronte al Lido. Grazie. Grazie consigliere. Bene signori, sono terminate le interrogazioni del 2014, pertanto passiamo all'esame della proposta di deliberazione. Proposta di deliberazione numero 1 2015, convenzione attuativa per l'utilizzo dei centri di raccolta rifiuti urbani gestiti da GEA, Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A., di proprietà del Comune di Pordenone e del Comune di Rovereto in Piano da parte degli utenti di entrambi i comuni. Approvazione schema. La parola all'assessore Conficoni. Prego, assessore. Sì, grazie Presidente. Con la delibera che è già stata presentata questo giovedì e ampiamente dibattuta in commissione e che mi accingo ad illustrarvi, proponiamo di stipulare una convenzione con il Comune di Rovereto finalizzata alla condivisione degli ecocentri che servono gli utenti del Comune capoluogo da un lato e gli utenti del Comune contermine dall'altro. Se il Consiglio farà proprio questa proposta e sposerà un po' il progetto che abbiamo ideato e condiviso negli ultimi mesi con gli amministratori del Comune di Rovereto, presto le utenze attive nella zona nord di Pordenone, quando parlo di zona nord intendo la zona a monte dell'asse costituito da Viale Venezia e da Via Maestra Vecchia, ebbene queste utenze potranno conferire i rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi nella struttura di Via Dal Mas a Rovereto in Piano, che è situata al confine in pratica tra i due comuni, tra il Comune di Pordenone e il Comune di Rovereto, e le utenze attive nel Comune di Rovereto potranno accedere all'ecocentro di Via Nuova di Corva a Pordenone. Il vantaggio immediato e reciproco che deriva da questa operazione è quello di ampliare le possibilità di fruizione di queste strutture e quindi di agevolare il corretto conferimento di rifiuti ingombranti e di rifiuti pericolosi. Per le utenze attive nel Comune di Rovereto in Piano, che sono circa 2.800, l'avvio di questa convenzione, l'attivazione di questo progetto significherà fondamentalmente due cose: ci sarà un ampliamento dei giorni e dell'orario di apertura della loro struttura e in più avranno anche a disposizione l'ecocentro di Pordenone, che è sicuramente più distante dalle abitazioni, dalle sedi dell'attività. Però, diversamente da quello di Rovereto in Piano, è aperto 6 giorni la settimana e non 9 che diventeranno 12 le ore di apertura dell'ecocentro di Rovereto, ma 35 ore alla settimana. Quindi questo è i giorni e l'orario di apertura del nostro ecocentro. Invece oggi Rovereto è un ecocentro che è aperto solo 2 giorni alla settimana, 9 ore alla settimana. Le utenze invece attive nella zona nord di Pordenone, che sono circa 1050, che è un limite un po' imposto da Rovereto per evitare la saturazione, in particolare nella giornata del sabato dell'orecocentro, potranno, le nostre utenze attive nella zona nord potranno accedere all'ecocentro di Rovereto, che diciamo ha minori giorni e minore orario di apertura di quello di Via Nuova di Corva, ma è molto più vicino, no? Chiaramente alla residenza o alla sede dell'attività delle nostre utenze. Questo perché la nostra struttura, che è ubicata all'interno della zona industriale sud di Pordenone, certamente non è baricentrica rispetto al territorio comunale. Per rendere più omogeneo il servizio, no? E quindi per agevolare gli utenti della zona nord, nel recente passato si era pensato di realizzare un secondo ecocentro, prima in via Ferraris come ubicazione e poi in via Castelfranco. È un progetto che però, a causa degli elevati costi di realizzazione e anche di gestione, perché fare un ecocentro ex novo richiede circa 500.000 euro di investimento, no? In più i costi di gestione sono notevoli. Noi per l'ecocentro
centro di Via Nuova di Corva con 35 euro alla settimana di apertura, quindi un'apertura ampia, ma paghiamo 238.000 euro l'anno a GEA di costi di gestione. Dicevo, è un progetto che abbiamo per questi motivi accantonato e che certamente adesso, vigente il patto di stabilità, non è che può essere recuperato. Nel frattempo però è intervenuta una novità positiva, cioè GEA, che gestisce i rifiuti, la raccolta e smaltimento non solo a Pordenone ma anche a Roveredo, Cordenonse e dal 1° di gennaio di quest'anno anche a Monterreale Valcellina, a breve provvederà ad informatizzare l'accesso agli ecocentri. In pratica gli utenti che accedono alle strutture potranno essere identificati attraverso la lettura della tessera sanitaria, e questo nuovo sistema consentirà di verificare la provenienza degli utenti e quindi apre anche alla possibilità, cosa che prima era preclusa, di mettere in rete le strutture. E noi con la stipula di questa convenzione intendiamo cogliere questa opportunità, cioè dare la possibilità ai nostri utenti di accedere all'ecocentro di Roveredo, perché in questo modo riusciamo ad uniformare, diciamo, l'offerta di servizio, a migliorarlo a costi sicuramente sostenibili se confrontati con gli enormi risparmi, diciamo, di circa 500.000 euro in 5 anni che abbiamo conseguito sul costo di gestione del servizio, e che comunque sono dei costi decisamente inferiori a quelli che avremmo dovuto sostenere se avessimo deciso di assecondare questa esigenza che in diverse occasioni ci è stata proposta, andando a realizzare un secondo ecocentro. I costi noi stimiamo che quelli a carico del Comune di Pordenone possono essere sull'ordine dei 10-12.000 euro. Ho spiegato dettagliatamente in commissione le modalità di ripartizione dei costi, non scendo qui nel dettaglio, ma se qualcuno vorrà fare dei quesiti, certamente io o l'architetto Brazzafolli che vedo qui presente, o l'amministratore di GEA, il dottor Mariotto, che anche lui qui questa sera in sala, volentieri, diciamo, vi delucideremo in merito. Noi riteniamo che superando in qualche modo i confini amministrativi e condividendo i servizi, quindi in qualche modo seguendo quella che è la logica alla base dell'unione dei comuni e coerentemente anche con la volontà, diciamo, di perseguire l'obiettivo della città dei 100.000 abitanti, in modo intelligente riusciamo a cogliere un'opportunità che in passato ci è stata preclusa, e permetteremo, voglio fare un esempio per capire di cosa stiamo parlando, a un residente o ai residenti di via Falcade, che dista a 9 km dall'ecocentro di via Nuova di Corva, di poter accedere alla struttura di via Dalmassa Roveredo, che dista meno di 2 km dalle loro abitazioni, che è una struttura già esistente, che non è che va realizzata, no? Quindi perché precluderci questa possibilità, dato che il costo tutto sommato è sostenibile? In più, questo progetto, diciamo, oltre ad agevolare gli utenti e a favorire il corretto conferimento degli ingombranti, secondo noi in prospettiva può avere un vantaggio, perché in realtà la convenzione che noi chiediamo, lo schema di convenzione che chiediamo qui questa sera di approvare, viaggia in parallelo con un'iniziativa analoga che vogliamo avanzare con il comune di Cordenons, no? Con il quale abbiamo già avviato dei contatti e che contiamo a breve di finalizzare. In pratica l'idea è quella di mettere in rete tutte e tre le strutture, e questo ci consentirà in qualche modo, al termine del periodo di sperimentazione di un anno che è quello previsto dalla convenzione, di verificare anche la possibilità di eventualmente razionalizzare i costi di gestione del nostro ecocentro, no? Misureremo gli accessi, ampliamo le possibilità per i nostri utenti di accedere all'ecocentro di Cordenons e di Roveredo in Piano, e quindi una volta fatte le verifiche potrebbe anche essere che dalle verifiche emerga la possibilità di una riduzione dell'offerta di servizio in via Nuova di Corva e quindi anche di un risparmio per il comune di Pordenone. Io credo che sia una cosa positiva, no? Quella di condividere i servizi, che va in una direzione più volte auspicata a questo Consiglio, e quindi per questo motivo auspico che la delibera possa essere approvata. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono richiesti chiarimenti? Chiarimenti o discussione? No, chiarimenti. Chiarimenti, prego Consigliere Del Ben. Silenzio per cortesia. Silenzio. Cortesemente una precisazione. All'articolo 1 dello schema è scritto che a Roveredo la discarica è indicata con via e numero civico. Perché a Pordenone non è indicato il numero civico? Prego, Assessore.
La struttura è ampiamente individuabile anche senza l'indicazione del numero civico, comunque nulla ci vieta di precisarlo, insomma, ecco. Altre richieste e chiarimenti? Prego, consigliere Franchini. Sì, volevo chiederle se il conferimento in via, come non mi ricordo come si chiama, Nuova di Corva, no, è legato alla quantità di rifiuti che vengono conferiti, cioè quanto costa per noi l'ecostruttura di via Nuova di Corva in riferimento a quanto materiale viene depositato nell'ecocentro, perché lei ha fatto un accenno finale che non mi sembrava che fosse stato detto, per cui mi sembra una cosa importante questa. Come detto, a contratto GEA il costo di gestione dell'ecocentro mi pare sia di 238.000 euro l'anno. Parte è legato alla guardiania, alla custodia praticamente, all'operatore che accoglie gli utenti, e in parte è legato alla movimentazione dei materiali. Altre richieste di chiarimenti? Prego, consigliere Del Santa. Non so se si possa definire un chiarimento, anzi chiarimento non lo è, ma volevo fare una raccomandazione, non so se questo prima del dibattito, perché non trovo traccia all'interno della delibera di un passaggio che è stato discusso in commissione la scorsa settimana, commissione di cui io sono presidente. Credo che sia stata, non so se è una dimenticanza, ma prima di iniziare il dibattito volevo, se me lo consente, altrimenti attendo il mio turno regolarmente. Sì, scusi, un passaggio, non ho capito, vorrebbe fare una sintesi di ciò che è avvenuto in commissione? Di una richiesta che è stata avanzata in commissione e che non trovo indicata all'interno, benché l'assessore Prego. Avesse dato la propria disponibilità. Prego. Nel corso della discussione è stata avanzata da alcuni colleghi, in particolare dell'opposizione, che mi sento comunque di far propria e di condividerla pienamente, in merito ad un aspetto direi tecnico, vale a dire che il Consiglio Comunale possa essere comunque... Beh, facciamo posso terminare finire? Dopo vediamo. Prego. Possa essere periodicamente aggiornato o comunque in merito ai numeri dei conferimenti, visto che con il nuovo criterio, il nuovo sistema, il conferitore sarà tracciabile, quindi riusciremo a capire quanti dei pordenonesi accederanno alla struttura di Roveredo e viceversa quanti saranno i roveredani ad accedere alla struttura di Pordenone. La richiesta era, che considero condivisibile, di poter disporre dei numeri prima di arrivare ad una trasformazione di questo che è un accordo transitorio in un accordo definitivo. Vorrei fare in questo senso una raccomandazione all'amministrazione e all'assessore. Va bene, grazie. Consigliere Pasut, chiarimenti, prego. Sì, grazie Presidente. Mi collego a quanto ha detto il collega Del Santo. Sarà rintracciabile quindi anche singolarmente la quantità di rifiuto per ogni cittadino e quindi ogni cittadino pagherà esattamente per quello che conferisce riguardo al rifiuto secco, non riciclabile. Adesso voglio dire, mi riferisco... Com'è? No, parlo di quelle visualizzazioni, era un chiarimento tecnico per capire oggi come siamo messi riguardo al rilievo di ogni singolo cittadino quando con il rilevatore ottico catturiamo, come dire, il conferimento. Con questa nuova trasformazione saremo in grado di identificare anche quanto conferito singolarmente da ogni cittadino o un cittadino che conferisce una volta alla settimana paga comunque no, ma forse non mi sono spiegato. Parlo del nappo giallo, difatti avevo fatto la premessa, ho detto siccome tecnologicamente ti faccio una domanda di questo tipo qua, se hai voglia di rispondere mi rispondi anche in questo, grazie.
Rispondo adesso, assessore. Se non ci sono altre richieste, chiaramente. No, ringrazio il Presidente della Commissione per la richiesta di chiarimento, per la raccomandazione che mi dà la possibilità di prendere formali. Non è stata una dimenticanza quella di non modificare il testo della convenzione, è che semplicemente lo avevamo già concordato in questi termini col Comune di Rovereto in Piano, che anche lui ha avviato le sue procedure per l'approvazione, e quindi mi sembrava, diciamo, indelicato andarlo a modificare. Nulla vieta però che formalmente, attraverso anche la registrazione del processo verbale qui in quest'Aula, io mi impegni prima del rinnovo della convenzione, ammesso che, diciamo, il Consiglio decide di approvarla, prima del rinnovo previsto dopo un anno, che è facoltà della Giunta, non dobbiamo ritornare in Consiglio, ma che da parte nostra ci sia un'informativa scritta inviata ai consiglieri, in modo da poter rendicontare quello che è lo svolgimento della sperimentazione, i risultati della sperimentazione. E per quel che riguarda il Napo Giallo, diciamo che le tecnologie già oggi consentirebbero di effettuare la lettura, no? Più volte nell'ambito di questo Consiglio si è sollevato il tema e si è parlato dell'opportunità di passare alla tarifazione puntuale. Al riguardo noi abbiamo sempre risposto che non vediamo in modo sfavorevole questo passaggio, che però rispetto alla nostra agenda non costituiva una priorità, perché la volontà di questa amministrazione era, prima di andare a spalmare in modo diverso, più equo, diciamo, i costi tra gli utenti, quella di concentrare le sue risorse anche umane e progettuali per andarli a ridurre per tutti. Ed è questo che abbiamo fatto in questi due anni, andando a determinare una riduzione delle tariffe che abbiamo già conseguito per il 2014 e una che andremo a proporre per il 2015. Come già annunciato in quest'Aula, uno dei prossimi progetti sarà quello di andare ad attivare anche la tariffazione puntuale. Altre richieste di chiarimenti? No, bene. Dichiaro pertanto aperta la discussione. Do la parola al consigliere Ribetti. Prego, consigliere Ribetti. Grazie Presidente. Assessore, a lei piace questa materia e lo lascia trasparire in tutti i modi. A mio modo di vedere, delle volte anche le piacciono le scovasse, assessore, però forse preso dall'enfasi di vincere primati, diciamo così, delle volte forse si fa prendere un po' la mano. Io adesso mi sono riguardato dopo la commissione, mi sono riguardato le carte, perché francamente volevo farmi convincere dalle sue parole, volevo trovare nelle sue parole qualcosa che mi facesse capire che le osservazioni che le ho fatto di getto l'altra sera in commissione fossero magari dettate da una poca conoscenza della materia, oppure forse da questo ruolo di minoranza, di opposizione che c'ho dentro. Dico: ma no, ma se l'assessore ti dice che è una cosa buona, ma perché lo devi mettere in dubbio? Allora mi sono riletto tutte le carte e devo essere sincero con lei, francamente ancora una volta ho visto che avevo ragione io, almeno resto convinto nelle mie posizioni. Adesso mi passi la poca modestia, ma cercavo un attimo di introdurre in maniera delicata e far partecipi i colleghi del Consiglio di quelle che sono le mie riflessioni. Di lodevole in quello che lei ci propone stasera c'è solo l'idea, perché nella pratica, a mio modo di vedere, c'è più di qualche pecca. Innanzitutto, lei l'ha detto anche stasera, io ribadisco quello che ho detto in commissione, prima di fare la stessa cosa concorde nons, io ci penserei due volte, visto che sui rifiuti concorde nons abbiamo ancora qualche sassolino nella scarpa che forse andrebbe prima chiarito. Ci ho detto, ma questa è forse più un alert, che per dire stiamo attenti quando si parla di rifiuti concorde nons, che ci siamo già scottati più di qualche volta. Ecco, ci ho detto, io le dico quelle che sono le mie perplessità su questa convenzione che lei ci sottopone. La prima perplessità dipende dai numeri. Io capisco e sono consapevole e sono concorde con le preoccupazioni dei cittadini dell'amministrazione di Rovereto. Rovereto dice: voi siete la città capoluogo, avete quanti? 25.000 utenze? Bene. Non potete pensare di venire a riempirci la discarica. Hanno ragione, viva Dio. Però anche a ragione dei dati economici che andrò a dire dopo, mi spiega perché noi dobbiamo garantire a Rovereto più del doppio di quello che Rovereto garantisce a noi.
perché se non ho capito male, a Roveredo c'è 2500 utenze, possono venire tutte le 2500 utenze a Pordenone. Adesso arrivo, sarebbe meglio per noi, perché io lo capisco sul ragionamento, sarebbe meglio per noi, però allora viene meno la motivazione perché si fa questa delibera, perché se noi facciamo questa delibera per aiutare e agevolare i nostri cittadini pordenonesi, che soprattutto quelli della parte nord della città, allora perché dobbiamo limitarci ad avere in cambio da Roveredo 1000 utenze, 1050, cosa hai detto, 1025, 1050, quando noi ne garantiamo 2800 euro? Ma io lo spiego anche perché, qua veniamo alla motivazione economica. Roveredo, che secondo me è stata molto più furba di noi, non me ne abbia l'amministrazione da questo punto di vista, si fa garantire un servizio in più per i suoi cittadini, anzi un doppio servizio in più. Da una parte dice, cari roveredani, se non volete venire a Roveredo, che siamo aperti due giorni a settimana, se non sbaglio più il sabato, sappiate che noi abbiamo stabilito questa convenzione con il Comune di Pordenone, ma in più vi diamo anche un'altra cosa, in più Pordenone ci paga un giorno d'apertura in più, sbaglio? Lei ci ha detto questo in commissione, noi praticamente questo servizio noi ci costa già 12.000 euro, mettiamo che nessuno dei pordenonesi vada a Roveredo, giusto, per un anno, e nessuno dei roverdani venga da noi, noi in ogni caso diamo al Comune di Roveredo 12.000 euro per garantire un giorno di apertura in più alla discarica di Roveredo. Allora, a fronte di ciò, sarebbe opportuno che Roveredo garantisse, ripeto perché capisco la preoccupazione, almeno lo stesso numero di utenze che noi garantiamo a Roveredo. E qui non accetto il suo ragionamento, meglio per noi perché se vengono 2800 roveredani che conferiscono mi danno più soldi, perché a me non va bene questo, perché se noi facciamo per agevolare i cittadini come comune, a me non interessa speculare, io voglio agevolare non 1050 ma i 2800 che io garantisco a Roveredo, perché questo significa far qualcosa per la popolazione. Se invece dobbiamo fare i proclami, perché così ci piace dire, che facciamo i proclami e aiutiamo una parte dei pordenonesi, ma poi dopo andiamo a fare i conti e sono di meno, questo non mi va bene. Quindi io ho preparato un emendamento dove in un punto chiedo una modifica della convenzione, almeno sedersi al tavolo con Roveredo per dire, cari signori, 2800 voi, 2800 noi, poi dopo studierete le vie, se non sono 2800 saranno 2740, troverete le vie almeno a parità di condizioni. E poi, e qua mi vado e chiedo scusa a Del Santo se prima l'ho interrotto, però visto che ho fatto l'emendamento era uscito in commissione anche questo, e a me della bozza di convenzione non piace l'ultimo passaggio, perché lo trovo francamente stridente con tutto quello che lei ci è venuto a dire, tutto quello che avete scritto nella convenzione, perché se è una fase sperimentale, se è qualcosa che bisogna verificare coi numeri, coi pesi, con tutto quello che vogliamo, mi spiega perché nell'articolo 6 durata la convenzione, dove tra parentesi viene detto il servizio viene avviato in via sperimentale, lo riconoscete voi che cosa è sperimentale, per 12 mesi, dopodiché dite entro tre mesi dalla scadenza, però con un atto giuntale voi potete rinnovare questa cosa. Viva Dio, se è qualcosa di sperimentale, io ritengo, su un argomento tanto delicato, che il Consiglio debba essere messo nella condizione di valutare, ma il Consiglio nella sua interezza, non la Giunta. No, a me di essere informato, Assessore, mi interessa poco e niente, perché lei mi informa di qualcosa che ha già fatto, di qualcosa che vuole fare. Lei deve prendersi la responsabilità di venire in quest'Aula e di difendere un suo provvedimento. Deve dirmi fra 360 giorni, 300 o 290, quelli che sono, deve venire qua e dirmi, dati alla mano, i pordenonesi che sono andati lì sono stati tot, hanno conferito 24.000 tonnellate di scovasse, i roveredani sono stati tot, hanno conferito questo, li valutiamo assieme, ci facciamo i nostri convincimenti e dopodiché prendiamo una decisione, che sarà una decisione presa dalla maggioranza in ogni caso. Quindi io non capisco se una cosa sperimentale debba essere fatta di nascosto, chiusi nella stanza di giunta. Qual è la preoccupazione? Convocare un consiglio comunale? Ci impegneremo a finire alle 23.59, se la preoccupazione è questa. Ecco, io ritengo che ci siano degli aspetti da verificare, degli aspetti da pulire. Quindi io presento un emendamento, che credo di aver perso però da queste parti, presento un emendamento con questi due aspetti, che francamente non mi sembrano né ostruzionistici, anzi, perché l'idea, ripeto, è buona, ma è buona solo l'idea di quello che ci avete presentato. Grazie.
Grazie consigliere Ribetti. Consigliere Piccinato, prego. Grazie Presidente. Allora, condivido gran parte di quanto ha detto il collega Ribetti. Nel merito, però, sto preparando un emendamento che va in direzione opposta. Cioè, non opposta, ma diversa. Nel senso che, dal mio punto di vista... Silenzio. È molto più semplice se invece di garantire reciprocità a 2500 utenze di Pordenone, di Roveredo, che non si sa comunque dove vanno e alla fine ci guadagna Gea con 12.000 euro, alla fine per gestire le stesse utenze Pordenone e Roveredo, e non mi comoda sinceramente quando si va ad aumentare il costo del servizio, io chiedo se sia possibile invece che quelle 1050 utenze di cui ci ha parlato l'assessore, che sono quelle previste insomma da questa convenzione di Pordenone, possano andare in via esclusiva a Roveredo, ovvero cioè spostare queste utenze a Roveredo direttamente, perché sono più vicine e quindi più comode a Roveredo. Allora, in questo senso avrebbe anche un interesse, ci sarebbe anche un interesse nostro a pagare questa somma, posto che quelle 1050 utenze debbano essere defalcate del costo che Pordenone paga all'impianto GEA in via Nuova di Corva. Allora, a seguito di questa proposta, io posso anche votarvi la delibera, nel senso che diventa una questione di razionalizzazione. Perché? Perché i cittadini sono più vicini, le 1050 utenze sono più vicine a Roveredo e quindi sono incentivate ad andare a Roveredo, perché secondo l'amministrazione fare un chilometro in più con la macchina è evidentemente un problema, ma può darsi che sia così. E allora mandiamoli, facciamo in modo che siano che vengano spostati a Roveredo, perché è più comodo per loro, però defalchiamo questo costo dall'impianto GEA di Pordenone, perché altrimenti GEA ci guadagna minimo 12.000 euro e i cittadini di Pordenone ci rimettono 12.000 euro, ma che secondo me saranno anche di più, perché se queste 1050 utenze vanno tutte a Roveredo, come è normale che sia, e quelli di Roveredo non vengono a Pordenone perché sono giustamente distanti, è chiaro che la cifra non è più 12.000 euro, ma ci rimettiamo 15-20.000 euro come Pordenone e ci guadagna GEA. Allora, a me non sembra un buon affare questo, a me sembra una delibera da riciclare, se me lo permettete, perché di questo bisogna parlare. Allora io chiedo se si possa sviluppare una proposta di questo termine. Io propongo, adesso lo sto redigendo in questo momento l'emendamento per apportare questo tipo di modifica, e spero che si possa ragionare in questo senso, perché a me sembra buon senso quello di andare a far risparmiare i cittadini di Pordenone 15-20.000 euro, che insomma di questi tempi si va a fare si va a svolgere quello che è stata, che si è parlato prima della sicurezza per esempio, oppure investirli in altri temi ambientali, come ad esempio, benissimo, li spenda per altri temi ambientali o per aumentare la potenzialità sul riciclo, sulle auto elettriche che possono andare a prendere in maniera più diffusa i rifiuti e altro. Quindi si possono spendere molto meglio invece di regalarli a GEA in maniera proprio certamente a favore dei cittadini di Pordenone e alla fine anche di Roveredo, perché il costo va ad aumentare per tutti. Quindi adesso io finisco l'emendamento, lo presento e spero che possa trovare una condivisione in questo senso, nel senso che è proprio buon senso e nulla di più far risparmiare soldi ai cittadini su una questione che merita davvero. Grazie. Entro il dibattito. Grazie consigliere. Sì, consigliere Pedicini, prego. Sì, grazie Presidente. Guardate, io devo dirlo con estrema franchezza, l'ho detto anche in commissione, avevo presentato un emendamento che era già stato, sì, una proposta che era già stata accolta abbondantemente anche dai consiglieri di maggioranza, quella di ripassare in consiglio comunale, a farne un esempio. Però volevo anche spezzare una lancia per dire che finalmente facciamo qualcosa che prenda e guardi anche, non solo li prenda, ma guardi anche con attenzione all'intero conurbamento di questa nostra città. Parliamo della città dei 100.000.
Parliamo di doverci relazionare con i comuni limitrofi. Diciamo che dobbiamo cominciare anche a fare un ragionamento in nuovi e poi quando si tratta di farlo dice ma spendiamo soldi. Guardate che se noi non investiamo queste miserie, ma questa è veramente una miseria, noi dovremmo investire molto di più del nostro bilancio, perché come pensate di attrarre il favore dei comuni limitrofi che non si vogliono sentire schiacciati dal capoluogo di provincia se non siete disposti a fare degli investimenti su di loro e cominciare a mettere in rete tutta una serie di servizi? Questo è un servizio che viene fornito ai nostri cittadini, ma è un servizio di rete ed è giustamente, guardi, una volta tanto io voterò a favore di questa, e mi pare anche tutto il gruppo voterà a favore di questa sua delibera, perché effettivamente andiamo sulla strada giusta ed è una strada che dovremmo percorrere anche tante altre volte. È vero, tutti i dubbi, le perplessità, io l'ho proposto, ho detto anch'io, torniamo in Consiglio Comunale a fare un bilancio di questo, ma non per limitarci, per ampliarlo, e se noi questo riuscissimo a farlo anche su altri servizi che potrebbero essere dati ai nostri concittadini, potremmo pensare veramente anche di avere un servizio migliore a un costo minore, cosa che dovremmo puntare. L'assessore mi dice sempre che noi spendiamo poco per i rifiuti. Io non ci credo tanto, assessore, però devo dire la verità da questo punto di vista. E anche il fastidio, tra virgolette, che diamo ai nostri concittadini è notevole e in cambio non abbiamo il costo adeguato, a mio avviso, per l'impegno che i cittadini ci stanno mettendo. Ma questo, perché non posso dire tutto positivo, devo dire anche quello che ritengo che sia anche negativo in questo. Dovremmo, a fronte dell'impegno che i nostri cittadini danno, dovremmo avere anche un costo inferiore, perché effettivamente sulla questione, ma qui apriamo altri discorsi. Quindi concludendo, non voglio farla lunga, finalmente andiamo nella strada corretta, è una delibera che condivido, gli emendamenti che sono stati presentati e gli aggiustamenti sono positivi, voteremo a favore. E l'appuntamento ce lo diamo quando alla fine della sperimentazione ci ritroviamo e capiremo effettivamente se questo è da migliorare, ma non da eliminare, magari da migliorarlo se ci saranno dei problemi. Ma tornare indietro su questa strada mi sembrerebbe veramente assurdo. Grazie. Grazie consigliere Pellicini. Consigliere Giannelli. Se non c'è... ho capito. Lo evochiamo. Prego, consigliere Giannelli, stiamo aspettando il suo intervento. Non le ho chiesto il motivo. Comunque, grazie. Prego. Presidente, lei non si è accorto che prima l'assessore Zilla ha parlato 40 minuti e noi ne possiamo spendere 5, però dei miei 30 secondi quelli si è accorto. No, ha parlato 40 minuti. Comunque, va bene. Allora, per farla breve, va bene, noi ci asterremo, cioè la classica astensione benevola, nel senso che, assessore, c'erano tante altre cose da fare, però un fatto logistico, diciamo, dice bene, ha buon senso, il comune vicino ha una... Ecco Piazzola, andiamo lì, mi pare che sia, non dico encomiabile perché io con 12.000 euro avrei lavato la città che fa schifo, letteralmente schifo, quindi siccome anche lavare la città ha la sua importanza, voi sono 10 anni che abbiamo fatto a Piazza 20 Settembre, ci sono 10 anni di vomitate, arretrate, le pietre sono nere. Ci sono dei segni di inciviltà perché quei barbari che la frequentano sono degli animali e qui offendo l'animale perché hanno i cestini e però continuano a lordare. Vi chiediamo da tempo che l'igiene, la pulizia, assessore Conficoni è fatta anche di queste cose qui. 12.000 euro non è una grande cifra, quindi diciamo siete stati bravini. È vero quello che dice Ribetti, c'è uno squilibrio tra noi e Roveredo, però siccome siamo un comune più importante, più grande, vada anche questo. Quindi noi capiamo questa strategia e possibilmente potrebbe avere anche degli altri sviluppi a est e ad ovest, non solo a nord, facendoci risparmiare dei bei soldini che potrebbero essere dedicati
No, no, a lavare la città, non solo Piazza 20 Settembre, perché è una piazza importante, ma credete che Piazzetta Cavour sia più pulita? Guardate che lì le vomitate, le ho viste io, sono prevalentemente alla pizza e non alla birra, però ci sono. E guardate che i bambini, quando giocano per terra su questi spazi, capiscono che la città può essere sporca. E questo non va bene, non è giusto. Quindi siete stati bravini e riceverete la nostra astensione. Grazie consigliere Giannelli. Nessun altro iscritto? Allora, per quanto riguarda l'emendamento del consigliere Ribetti e degli altri sottoscrittori, stanno facendo le copie e poi lo distribuiranno. Però è già stato illustrato. Invece l'emendamento del consigliere Piccinato. Prego. È l'amministrazione. Sì, l'accesso. In realtà l'accesso è lì, ma civico è del nuovo ricordo, perché l'accesso del capannone principale è dal nuovo ricordo. È il retro del capannone. È il retro del capannone che però il civico è di nuovo ricordo. Non è sbagliato. Anche se in realtà. Sì, grazie. No, passiamo al secondo intervento. Allora, scusate, prima del secondo intervento aspettiamo di distribuire i due emendamenti in copia. Uno è stato depositato adesso, stanno facendo le copie, poi per completezza. Tutte e due di Ribetti sono, scusa. Sì.
Bene, signori consiglieri, scusate, allora l'emendamento numero 1 è stato distribuito. Scusate, il numero 2 lo leggo io così acceleriamo le procedure. Sottoscritto consigliere comunale propone di emendare la delibera numero 2 2015 nel seguente modo. Cancellare nel punto 1 del ritenuto che le parole e ai cittadini spazio Corva. Cancellare nel punto 3 del richiamato che le parole e reciprocamente spazio Pordenone. Sostituire le parole nel punto 3 del richiamato che, valutata l'opportunità di consentire, con le seguenti parole, valutata l'opportunità di trasferire. Bene, do la parola. Non ho capito. E adesso ce l'ha. È a proposito numero 1 però, non 2. Scusi, consigliere Piccinato, scusi, deve correggere l'emendamento, la proposta numero 1 del 2015, non numero 2. Numero 2 ha messo. No. No, no, sull'originale che è la signora. Ah sì, la proposta numero 1, sì. Emendamento numero 2. Bene, prego, consigliere Passoni. Per cortesia... Per cortesia, siamo al secondo intervento, prego. Grazie Presidente. Silenzio. Francamente non, quello del collega Piccinato, l'emendamento non riesco a comprenderlo perché è fatto in maniera un po' particolare. Per cui comunque in qualsiasi caso è giusto che la valutazione sugli emendamenti venga data all'amministrazione sull'accoglimento o meno. Per quello che mi interessa, io penso sia giusto sottolineare questa proposta che viene fatta al Consiglio in quanto è un allargamento del servizio anche per i nostri cittadini, che anzi avranno meno difficoltà a conferire il materiale in un centro di raccolta più vicino alle loro case, alle loro abitazioni e alle loro attività. Quindi penso che questo vada nella direzione assolutamente giusta della città dei 100.000 abitanti di cui spesso parliamo e poi magari adesso che c'è un dato di fatto credo che sia giusto sottolinearlo. Mi pare che in questo senso è stato molto obiettivo anche il collega Pedicini che addirittura lo approverà perché credo che sia questa l'intendimento dell'amministrazione. La strada giusta, sì, la strada giusta perché in effetti d'altra parte noi adesso modificare le condizioni che sono state contrattualmente condivise con l'amministrazione di Rovereto mi pare una forzatura. Del resto c'è la promessa dell'amministrazione di verificare questo periodo di, diciamo, di prova. E quindi questo sarà sicuramente compito e penso che non si sottrarrà. Del resto ci saranno ulteriori occasioni di approfondimento e penso che queste non mancheranno, al di là che passino in giunta o in consiglio comunale. Perché comunque la prospettiva che aveva delineato anche in commissione l'assessore era quella che di trovare più presto possibile un'ulteriore convenzione col comune di Cordenons. Perché questo aiuterebbe ulteriormente una fetta dei nostri concittadini. Quindi credo che non possiamo che esprimere un parere favorevole e ringraziamo per la proposta avanzata. Grazie. Grazie consigliere. Bene, nessun altro iscritto per il secondo intervento? Prego, consigliere Cardini. Io rubo soltanto un minuto per anticipare il voto favorevole della mia lista civica Il Ponte e per fare una brevissima osservazione, pur condividendo le osservazioni del consigliere Pedicini e anche tutto sommato l'iter dell'emendamento del consigliere
Francesco Ribetti, noi ci asterremo sull'emendamento non perché non lo si condivida, perché nei principi appunto lo condividiamo, però riteniamo complicato dal punto di vista proprio giuridico modificare in questa sede quello che è una convenzione che necessariamente deve essere bilaterale. Grazie. Grazie consigliere Cardin. Consigliere Ribetti, prego. Sono finiti, quindi non c'è nessun altro che al primo intervento. È per il secondo intervento questo. Sì. No, io ringrazio, però forse non mi sono spiegato bene, o forse non ho colto io se c'è un'urgenza particolare, perché io ho capito che era stata, tant'è vero che c'è scritto nella delibera, bozza, è una bozza di convenzione. Non mi sembra sia un atto definitivo. E d'altro canto chiedo se ci siano delle ragioni d'urgenza che sconsigliano nel superiore interesse ai nostri cittadini, perché se voi mi dite, caro Ribetti o chi ha sottoscritto, stai dicendo un'emerita sciocchezza, io ne prendo atto, tanto io resto convinto, mi devo questa volta. Però sentirmi dire, ma lo dico anche, sì, sarebbe una buona idea, però dall'altra parte è difficile giuridicamente. È una cosa che difficilmente accetto, perché secondo me, ripeto, se ci sono delle ragioni d'urgenza che non ci sono state dette, oppure che non le ho colte io, mi chiedo scusa, e allora posso accettare un ragionamento di questo tipo. Noi credo dobbiamo sempre ragionare nell'interesse dei nostri concittadini. Io ritengo che sia veramente, cioè, l'interesse sono 2008, basta, chiedo questo, io non chiedo altro. E a Roveredo, io credo che noi abbiamo qualcosa da andare a dire a Roveredo, diciamo, caro Roveredo, ti stiamo pagando un giorno in più per i tuoi cittadini. Noi paghiamo 12.000 euro una giornata in più di apertura alla settimana per i roveredani. Cioè, e non abbiamo la forza di andare a dire a Roveredo come città capoluogo, scusa, almeno lo stesso numero. Ecco, io non credo che sia una cosa che sia illogica. E poi, soprattutto, ripeto, non credo che sia una cosa che non possa, visto che ci dovremmo vedere, credo, tra 2 settimane, assessore Mazza, per il bilancio, mi auguro che l'avrete quasi pronto. Non lo so, 2 o 3 settimane, non riusciamo ad aspettare 3 settimane? O Roveredo non può eventualmente riconvocarsi e andare a variare un documento che ha già deliberato? Cioè io credo che gli affari, chiamiamoli così, cioè le cose buone si fanno quando tutti e due hanno la stessa cosa. Io credo che Roveredo da noi ha molto. Roveredo ha una giornata in più di apertura per i suoi concittadini. Ma non per i nostri, assessore. Per un decimo, su 25.000 utenze, 1.000 ne possono usufruire, gli altri no. Quindi non mi dica per i nostri non c'è, per la maggior parte dei nostri non c'è, però quella maggior parte le tasse le versa come gli altri. Almeno vogliamo andare a prenderci lo stesso numero, vogliamo sederci ad un tavolo in condizioni di parità. Ecco, io credo semplicemente che bisogna fare un ragionamento di questo tipo. Una volta, come ho detto mille volte, una volta che dovete avere, io credo, l'umiltà di ascoltare tutti, perché sennò viene meno il gioco delle parti. Cioè, io credo, l'avete già fatto, a mio modo di vedere, una forzatura a dicembre sulla questione della città della salute. Dopo 8 anni avete detto che era una cosa urgente, urgenza che non c'era. Adesso ci venite a dire che Roveredo, che si becca 12.000 euro per aprire una giornata in più, che si becca 2.800 utenze che possono venire a scaricare da noi, non può, anche se avesse già deliberato, cosa che non lo so, non può eventualmente tornare in delibera? Ma allora andate a fare gli amministratori di Roveredo, lasciate liberi i posti a Pordenone, se non avete le palle, scusate il termine, di sedere e difendere gli interessi dei cittadini pordenonesi. Consigliere Piccinato, prego. Grazie Presidente. Beh, io parto dall'intervento che ha fatto la collega Cardin un attimo fa, che mi ha lasciato davvero esterrefatto. Cioè, ha davvero sminuito quello che è il valore del Consiglio Comunale, dicendo che sarebbe complicato sistemare un attimo quello che è una bozza di delibera. Ora, io credo che un accordo si faccia tra marito e moglie, tra moglie e marito, e tutte e due devono essere d'accordo, no? Quindi nel momento in cui si capisca che forse non è così conveniente per i cittadini di Pordenone che ci rimettono da ogni fronte, ecco, magari sarebbe opportuno sistemare un attimo, tornare dal marito o dalla moglie che sia e dire: guarda, sistemiamo un attimo perché
può andare a vantaggio di tutti. Si risparmiano i cittadini di Pordenone e i cittadini di Roveredo possono comunque avere un servizio ulteriore. Ecco che allora diventa assolutamente votabile a parte di tutti. Ma io credo che davvero in questo senso Pordenone stia dando una dimostrazione di città sottomessa. Quindi ritorniamo nell'ordine delle cose. Qua è il Consiglio Comunale che deve decidere e votare questa delibera. Quindi sistemiamola per favore. Perché davvero. E poi nel merito dell'emendamento che ho presentato, lo ribadisco, io la mia posizione personale chiedo che le utenze di Pordenone vengano trasferite direttamente al comune di Roveredo e dando questa possibilità direttamente, perché in quanto a loro più comodo, mentre i soldi della convenzione vengano sì dati al comune di Roveredo ma defalcati dall'impianto GEA di Pordenone. Perché? Perché quelle 1000 utenze a Pordenone non ci sarebbero più e quindi ci sarebbe comunque un riassetto razionalizzato che potrebbe andare bene comunque a tutti. Grazie. Grazie consigliere Piccinato. Bene, nessun altro iscritto, pertanto dichiaro chiusa la discussione. Do la parola all'amministrazione per le repliche. Prego, assessore Conficoni. Sì, grazie Presidente, ma una breve replica innanzitutto per ringraziare tutti i consiglieri che sono intervenuti e hanno animato il dibattito. Per prima cosa io vorrei ricordare che l'impegno prioritario di questa amministrazione, che è consapevole delle difficoltà del momento che stanno vivendo le nostre famiglie e le nostre imprese, è stato proprio quello in questi anni di andare a ridurre anche fortemente i costi di gestione del servizio. L'avevo già sottolineato in commissione, il consuntivo 2010 del corrispettivo che abbiamo pagato a GEA per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è stato di 7.400.000 euro, il preventivo del 2015 sarà 6.920.000 euro, quindi parliamo di un risparmio nel giro di 4 anni che si aggira sui 480.000 euro, senza considerare che con le modifiche della raccolta operative dal 1° dicembre in centro città andremo ad incrementare la quota di contributi CONAI che nel 2016 il Comune andrà a incassare, che aumenteranno da 250 a 335 mila euro l'anno. Quindi mi sembra che questo che sto sottolineando, che sto evidenziando, rende molto chiaro qual è l'impegno prioritario che noi abbiamo profuso per cercare di ridurre le bollette e di rafforzare l'adesione dei cittadini al sistema della raccolta differenziata. Detto questo, noi intendiamo investire una piccola parte di questo significativo risparmio che abbiamo conseguito per ottenere un vantaggio immediato, che è quello di equilibrare il servizio offerto, uniformarlo, agevolando i cittadini che risiedono nella zona nord della città e dandogli la possibilità di conferire i rifiuti pericolosi e ingombranti ad un ecocentro che è molto più vicino alla loro sede di residenza o dell'attività rispetto a quello che è ubicato nella nostra città. Lo facciamo ad un costo che è assolutamente equilibrato, che considero equo, perché noi l'ecocentro di Via Nuova di Corva, come ho detto prima, paghiamo circa 240.000 euro l'anno per 25.000 utenti. A Roveredo di fatto riconosciamo un diritto di accesso che è di 10 circa euro ad utente, che è quello che paghiamo a GEA per ogni utente che entra nell'ecocentro di Via Nuova di Corva, per cui considero questo chip che noi mettiamo un prezzo equo, è di fatto una sorta di diritto di accesso, no? E ci garantisce un beneficio immediato, ma soprattutto quello che noi andiamo a deliberare, oltre a garantirci questo beneficio immediato, avvia un percorso che può avere come risultato finale, e noi lo auspichiamo e lavoreremo in questo senso, quello di una razionalizzazione anche dei nostri costi, perché mettendo in resta le strutture, alla fine, comprendendo anche nel progetto il comune di Cordenons, potremo andare a razionalizzare quelli che sono i giorni e gli orari di apertura del nostro ecocentro. Non ci spingiamo a farlo da subito, perché prima, non avendo uno storico, vogliamo approfittare dell'informatizzazione degli accessi per monitorare i flussi, no? E quindi quello che chiediamo al Consiglio in qualche modo è quello di investire in questo senso e ci impegniamo, anche se non a rideliberare in Consiglio la prosecuzione della convenzione, a preparare questa relazione e a portarla a discuterla in Commissione prima dell'eventuale rinnovo della
convenzione. Per quel che riguarda la proposta del consigliere Piccinato di rendere esclusiva la possibilità per gli utenti attivi nella zona nord della città di andare solo a Roveredo e non più anche nell'ecocentro di Via Nuova di Corva, io credo che per i nostri utenti sia una proposta che non va a migliorare la loro situazione, ma li va a penalizzare, perché l'ecocentro di Via Nuova di Corva è aperto anche delle giornate in cui l'ecocentro di Roveredo è chiuso. Per quelli che riguarda invece la proposta che va in direzione opposta del consigliere Ribetti, che chiede invece di ampliare le quote di utenti pordenonesi che possono accedere all'ecocentro di via di Roveredo, io auspico anch'io che questo possa succedere. Oggi diciamo c'è una comprensibile in qualche modo diffidenza del comune di Roveredo che teme una saturazione e che anche per questo motivo ha chiesto in qualche modo di ampliare l'orario di apertura del suo ecocentro. In fin dei conti le utenze roveredane sono 2800 e 1050 utenti in più sono quasi il 40% di utenti in più, quindi non è una cosa di poco conto. Anche qui si tratta di sperimentare, di verificare, e se i numeri ci daranno ragione, se le possibilità di ampliamento ci saranno, credo che il comune di Roveredo, in un discorso che finora ci ha visto diciamo marciare all'unisono verso un miglioramento dei servizi per le nostre comunità, potrà essere d'accordo. Dopodiché, per celebrare un matrimonio bisogna che ci siano due contraenti che sono d'accordo, come ho già detto in commissione, no? Quindi io credo che le condizioni per poter procedere ci siano tutte nei termini che ho ricordato. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo adesso alla dichiarazione di voto. Dichiaro aperte le dichiarazioni di voto. Prego, su tutto. Sui due emendamenti e sulla delibera. Si votano i due emendamenti e poi la delibera, pertanto le dichiarazioni di voto sono... Dov'è la sorpresa? Scusate. Consigliere Ribetti vuole fare dichiarazione di voto? Prego. Farò una dichiarazione... No, ma sono Franco, telegrafico, voglio spiegare la posizione. Chiaramente noi voteremo a favore dell'emendamento presentato, allora in quel senso se la delibera dovesse essere... emendata come da emendamento, chiaramente voteremo a favore. In caso contrario ci asterremo dal voto, perché non riteniamo, ripeto, essendo pur buone le intenzioni, Assessore, ritengo che ci sono molte lacune, quelle che ho detto prima, e che in effetti non vada a favore dei cittadini pordenonesi, ma lei si è comportato più da assessore del comune di Roveredo in Piano. Grazie. Grazie consigliere Ribetti. Consigliere Bianchini, prego. Grazie Presidente. Identifichiamo in questa mozione lo spirito di collaborazione e progettazione con i comuni limitrofi in direzione della città di Centomila e dell'Unione dei Comuni, ed è per questo che voteremo a favore. E per quanto riguarda l'emendamento del consigliere Piccinato, voteremo contrari. Per quanto riguarda l'emendamento del consigliere Ribetti e altri firmatari, accettiamo la dichiarazione del nostro assessore, che auspica in futuro un cambiamento di questo ragionamento, come fatto in commissione e sottolineato dal consigliere Freschi e da me e gli altri in commissione, e capiamo per il momento la salvaguardia e il timore di Roveredo, solo perché lei in questo momento ce l'ha riportato e quindi crediamo. Consigliere Tomasello, prego. Prendo la parola solo per un breve intervento per la dichiarazione di voto. La delibera presentata all'assessore Conficconi è certamente trova meglio gruppo favorevole, anche perché noi del Partito Democratico riteniamo che la scelta dell'assessore sia in linea e in contiguità anche con quanto disciplinato dalla legge 26/2014, appunto della legge regionale, quella sulle autonomie locali.
L'assessore ha fatto bene a cogliere le esigenze di alcuni cittadini, anche di alcuni cittadini pordenonesi. In questo modo ha trovato una soluzione migliore, anche meno dispendiosa per la città di Pordenone. È anche un ottimo, secondo me, e secondo noi un ottimo investimento. Quindi diamo un giudizio positivo alla delibera, anche per confermare il giudizio positivo di tutte le sue scelte fatte. Vorrei ricordare anche la scelta fatta recentemente, che è stata in vigore lo scorso mese di dicembre, se non sbaglio, per quello che riguarda la nuova raccolta in centro, che porterà un risparmio di 250.000 euro, e questo sicuramente servirà anche a calmierare il prezzo della TARES. Le scelte che sono state fatte, questo volevo dar merito anche all'assessore Mazzer, per quanto riguarda il fondo di solidarietà che abbiamo istituito per la TARES, quindi la scelta in materia di rifiuti più che positive. Quindi noi confermiamo un giudizio positivo e voteremo favorevolmente. Grazie. Per gli emendamenti mi rimetto a quanto già detto e faccio mie appunto tutte le considerazioni fatte dall'assessore, quindi noi del Partito Democratico respingiamo gli emendamenti proposti. Grazie. Consigliere Freschi, prego. Grazie Presidente. Per dichiarazione di voto, vado a ribadire quanto ho già detto in commissione, penso che non sia il caso di ripetere. Penso che l'assessore, da come si è espresso questa sera, lasci questo spazio alla sperimentazione, per cui noi cercheremo di trarre da quella sperimentazione tutti i dati e tutti i contenuti che possono essere in qualche modo poi, da come mi pare di aver capito, visti in commissione, che auspico sia una commissione aperta, cioè nel senso che si possa intervenire nel portare eventualmente contributi, modifiche e aggiunte. Ecco, mi pare che questa sia una strada virtuosa che va percorsa, è un'apertura anche ai comuni limitrofi, per cui in un'ottica di unione dei comuni penso che si debba cominciare, come già facciamo con Roveredo nell'ambito di altri servizi contabili e il servizio di vigili urbani, penso che questa sia una strada da percorrere. E accettiamo ciò che dice l'assessore, che chiede al Consiglio di investire in tal senso, però ecco, le ribadisco le sottolineature che le ho fatto in commissione, tipicamente per quanto riguarda la tipologia individuata, ecco, perché quello mi pare un aspetto importante, e la sperimentazione ci dirà quale sarà l'esito, che pensiamo possa essere sicuramente positivo e che in qualche modo vada nella direzione della collaborazione reciproca tra comuni e nel servizio ai nostri utenti. Grazie. Grazie consigliere Freschi. Bene, nessun altro iscritto, pertanto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Bene, pongo in votazione l'emendamento alla delibera numero 1/2015, sottoscritto dal consigliere Ribetti, dal consigliere Loperfido, dalla consigliera Piccin e dalla consigliera Daniello. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 39, votanti 38, maggioranza 20, favorevoli 11, contrari 22, astenuti 5, l'emendamento viene respinto. Pongo ora in votazione. Prego. Prego. No, mi sembrava non ci fossero, forse tutto illuminato all'ultima fila, mi sembrava. Beh, comunque c'è qui la signora. Risulta costante? Ma non votate, credo sia.
Bene signori, passiamo ora alla... Pongo in votazione l'emendamento alla proposta numero 1 2015 deliberazione sottoscritta dal consigliere comunale Riccardo Piccinato. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Signori, controllate se avete votato dal pannello, se si è illuminato. Bene, dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è il seguente. Presenti 38, votanti 37, maggioranza 19, favorevoli 9, contrari 27, astenuti 1, l'emendamento viene respinto. Bene, pongo ora in votazione la deliberazione avente il seguente oggetto. Proposta numero 1 2015, convenzione attuativa per l'utilizzo dei centri di raccolta rifiuti urbani gestiti da GEA, Gestione Ecologica e Ambientale S.p.A., di proprietà del Comune di Pordenone e del Comune di Rovere d'Impiano da parte degli utenti di entrambi i comuni. Approvazione schema. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. Legge della votazione seguente. Presenti 39, votanti 39, maggioranza 20, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti 10. La deliberazione è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 39, votanti 39, maggioranza 21, favorevoli 29, contrari nessuno, astenuti 10. L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Bene, grazie. Bene, passiamo ora alle... Come deciso in apertura dei lavori, passiamo all'esame della mozione numero 1 2015 sul mantenimento dell'ufficio territoriale del governo prefettura nella provincia di Pordenone. Prego, consigliere Bianchini. No, durante la discussione. Allora, illustrazione alla mozione. Ricordo che l'illustrazione prevede 15 minuti che possono essere distribuiti nella presentazione, nell'intervento durante la discussione e nelle conclusioni. Lo dico a chi presenterà la mozione. Consigliere Dalmas, prego. Ringraziare prima di tutto i colleghi dell'opposizione che hanno sottoscritto questa mozione. Mi scuso se non ho potuto raggiungere anche gli altri, ma per un fatto di pigrizia personale, perché ho scoperto che una delle cose più difficili è contattare personalmente i consiglieri comunali e chiedere l'adesione, perché poi materialmente uno deve anche portarla, non è che può raccogliere la firma, la composta certificata, quindi c'è questo problema, quindi dovete scusarmi, mi rivolgo a voi sapendo che... Ma evidentemente, ripeto, se il sindaco ha deciso, bontà sua, di acconsentire a questa inversione di una mozione, con una mia precedente mozione che c'era già lì, dice, ma insomma, noi due ne mettiamo una all'inizio e una alla fine, si tratta solo di invertire l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia. In realtà la questione è seria e grave. La questione è seria e grave perché attiene al fatto che non è un mistero, una cosa conosciuta, si sta dibattendo in questi giorni le sorti dell'ufficio territoriale del governo, cioè della prefettura,
e pare che la prefettura di Pordenone sia finita nella cosiddetta blacklist delle prefetture che il governo avrebbe intenzione di sopprimere come sede di ufficio territoriale del governo. Le conseguenze sono state ampiamente illustrate dalla stampa con interventi di esponenti, insomma anche di commentate da più parti, da destra a sinistra, quindi io non entro tanto su questo. Ricordo che il prefetto di Pordenone, l'ultimo prefetto di Pordenone, non l'attuale reggente, ha nel suo discorso di commiato da questa provincia, dalla sua carica, ha spiegato e ha detto quali erano le conseguenze rispetto ad una possibile chiusura dell'ufficio territoriale del governo, conseguenze che sono così sintetizzabili: il comando provinciale dei carabinieri diventa una compagnia, così per la guardia di finanza, così anche per la questura, così per i vigili del fuoco, sull'agenzia delle entrate non avrà quel tipo di struttura che abbiamo e conosciamo. E questo per citarne alcuni, più esattamente chiusura di tutti gli uffici provinciali a competenza generale delle forze dell'ordine, questura, comando provinciale, carabinieri, comando provinciale, guardia di finanza, nonché degli uffici provinciali degli altri ministeri, territorio, entrate, dogane e via dicendo. Ecco, primo, mi sarei aspettato che, siccome questa mozione ha un dispositivo assolutamente, come dire, che vuole collaborare in questa funzione di difendere un po' i presidi di questo territorio, non è un dibattito di queste ore, ma ormai alimentato da mesi ancora sulla vicenda della riforma della provincia, di cui lei oggi è anche presidente della provincia. E tra l'altro devo dire che è stato anche bravo a diventarlo presidente della provincia, nonostante parte del suo partito fosse contrario, nonostante la netta opposizione del signor Bolzonello, che è vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, il quale non gradiva il fatto che lei, questo non è stato mai smentito nella stampa, diventasse anche presidente della provincia. E si trova oggi anche in un, mi pare ci sia un'interrogazione in regione Friuli Venezia Giulia pendente, dove si evidenzia questo aspetto un po' singolare, cioè che lei è controllore di se stesso, perché nel momento in cui chiede un contributo all'ente provincia da sindaco deve anche decidere su questa funzione. Comunque, penso di avere diritto di poter esprimere le mie opinioni, quindi non so, mi scusi, chi parlava? Lui? Ah, lei dovrebbe girarsi, mi dà sempre le spalle, è antipatico. Mi dà sempre le spalle. Ecco, allora, al di là insomma di questo, c'è ed è evidente, sta crescendo non solo a livello di forze politiche, anzi pare non proprio a livello di forze politiche, cioè parrebbe ci sia il tentativo di costruire sul declino, anzi declassamento, più correttamente mi pare che si stanno affinando i termini, sul declassamento di Pordenone, un po' il terreno sul quale si misurerà la prossima sfida per il rinnovo, oramai abbastanza vicina sostanzialmente, per il rinnovo del Consiglio Comunale. Il Partito Democratico incomincia ad indicare le sue parole d'ordine, uno sforzo per loro anche abbastanza difficile dal punto di vista mentale, e incominciano a dire: non siete una provincia declassata, siamo una provincia detassata, detassata. E quindi questo sarà il refrain che ci sentiremo dire: ma no, va tutto bene, madama Marchese, di cosa state parlando? Ma di cosa state parlando? La prefettura non c'è, ma di cosa? L'azienda ospedaliera però non c'è, è stata chiusa, ma di cosa state parlando? Tutto funziona egregiamente durante l'era
del governo Serracchiani. E io mi rendo conto che non è facile per voi, siete anche bravi, perché puntualmente adesso dice non declassare, giocate su queste cose, ma la sostanza per noi è ben più grave di quello che può essere rappresentato da una pura schermaglia semantica di battute da una parte e dall'altra. E poi pare stia emergendo questa tesi secondo la quale sia il centrodestra sia il centrosinistra, che negli anni hanno governato in enti diversi questo territorio, sono stati sostanzialmente gli autori di questo, diciamo, declino. E c'è un rimpallo su questo, quindi insomma non è che il centrodestra ha governato la provincia con De Anna, poi con Ciriani, voi governate da tempo immemorabile il comune di Pordenone, avete governato la regione con Illy, poi dopo Illy è arrivata la Serracchiani, sono stati, no, insomma i partiti sono stati incapaci di capire cosa stava succedendo, giusto Loris? No, perché lo scrivi tu oggi questo. Tu hai scritto oggi una pagina per dire che sostanzialmente c'è un declassamento dovuto all'incapacità di destra e sinistra di governare questi processi. Come esponente, quale esponente di un partito politico che occasionalmente si trova in questo Consiglio Comunale, io credo che ci siano responsabilità ben precise. Responsabilità ben precise che non credo siano facilmente attribuibili o massimamente o prevalentemente, scusate, attribuibili al centrodestra quando ha governato. Il centrodestra aveva un'idea di questo territorio, aveva un'idea diversa da quella che si vuol dare e rappresentare oggi. Però non mi piace questo tipo di polemica dove sarebbe facile, insomma, continuare per ore, qui non è questo il punto. E non è questo il punto come chi crede, caro Lo Perfido, che la partita sia così giocata sul recupero della identità. Voi dovete studiare l'alterità, studiare ciò che non siete per capire cosa vorrete essere. Questo è un termine, un passaggio mutuato da un ragionamento che noi in questi banchi ben poche volte facciamo. Noi siamo in una amministrazione comunale che ha pagato consulenze per migliaia di euro nel corso degli anni per stabilire con un libricino che Trieste era lontana. Trieste è lontana, guardate quanti soldi danno a loro, quanti pochi soldi prendiamo noi, no? Però adesso non parlate più di questo. E l'elenco sarebbe lunghissimo, potrebbe essere anche dettagliato. Quando allora cercavo con carta, penna e calamaio di spiegare a chi conduceva quelle inchieste, che secondo me avevano anche un fondo di verità, ma non c'entrava gli obiettivi veri. E gli obiettivi veri non li state centrando voi quando governate adesso la regione. O meglio, la signora Serracchiani, il governatore Serracchiani, ha le idee molto chiare. E io sono terribilmente spaventato da questo. Ha le idee molto chiare di cosa deve essere questo territorio. E cioè ha le idee al punto tale che non ha esitato un secondo per operare nella riforma sanitaria una semplificazione di 2 secondi di ciò che ci abbiamo impiegato anni per avere. Pedicini, tu non eri uno di quelli che raccoglieva le firme 15 anni fa per fare l'azienda ospedaliera di Pordenone. 20.000 firme raccolte nel territorio sono state cancellate con un emendamento di una riga perché hanno detto Pordenone non ha più l'azienda ospedaliera, tutto si sta lì dentro, ed è passata una riforma sanitaria di dubbia costituzionalità. Non a caso in questi giorni in Parlamento è stato respinto l'emendamento voluto dalla Serracchiani e dal governatore della Toscana, con il quale si chiedeva di modificare l'articolo 517, cioè, scusate, il decreto legislativo 517, perché oggi quella legge
sta in piedi sul fatto che c'è una complicità spaventosa a livello di governo, per cui non sono andati a vedere che cosa hanno fatto sia a Trieste che a Udine. L'unificazione ospedale, università, territorio ospedale non si può fare a normativa vigente, questo la Serracchiani lo sapeva, ha rinviato tutto ad un protocollo d'intesa in attesa che lo Stato modificasse quella norma, cosa che non ha fatto. Questo per dirne una. Poi le questioni economiche. Chi non si ricorda gli incontri, il Consiglio Comunale sulla vicenda Electrolux? Abbiamo fatto riunione anche fuori di qui, è finita in un certo modo. Sull'IDA standard non ne parliamo. Eppure, no, perché la questione della prefettura è legata assolutamente a un insieme di cose che la politica o comprende oppure non comprende. Non si può pensare che il nostro territorio sia, come dire, un territorio che si misura su quei dati che dicevo prima. Un confronto, che quello numerico dei tempi di Casetta, assolutamente spazzato via da quello che è venuto fuori dopo e dalle scelte che il centrosinistra ha fatto. Sicuramente, guardi, il centrosinistra potrà sbagliare, ma una cosa è chiara, ha deciso di decidere, la Serracchiani comanda e non governa, questo si sa benissimo, l'ha dimostrato, lo vedremo nella riforma delle autonomie locali, lo vedremo tra qualche mese nell'applicazione della riforma sanitaria, nelle linee guida che sono venute fuori in questi giorni, 150 pagine di nulla sottovuoto spinto, però scritte bene come specchio per la lodola e tutti lì a dire ma insomma qua cosa succede? Signori, la verità, caro sindaco, lei è sindaco in questa città da oltre 3 anni, del carcere non se ne parla più, ma non se ne parla nemmeno San Vito. Ecco la crisi profonda di questa provincia, non ha un'identità, perché non ha il senso di ciò che non è, perché non è mai stata, non è mai esistita. La città di Pordenone non ha questa identità che qualcuno pensava di assegnarle con un trattino, cioè il fatto di essere una città di 100.000 abitanti. Oggi sento apprezzamenti ridicoli di una banalità sconvolgente quando su una delibera come quella di Conficoni del costo di 12.000 euro diciamo che 12.000 euro annui, su quello noi costruiamo la città di 100.000 abitanti. Qualcuno è riuscito a dire anche questo, ma era una captazione benevolenza rispetto alla quale, scusatemi, mi viene veramente da ridere. Allora, e finisco, io non so cosa potrà fare lei, sicuramente potrà andare dal Presidente della Regione, che è il numero 2 o 3 del partito che governa questo paese, e dirle per cortesia tieni aperta la prefettura di Pordenone, se no mi scappano una serie di cose. Se mi parte anche la prefettura, come faccio a ricandidarmi a sindaco? Non so, lo dico per lei. Piuttosto che un altro del PD, preferisco lei, perché almeno la conosciamo. E allora il tema è... È scaduto il termine, legittimamente, no, deve concludere. Chiudo. Allora la questione è molto semplice. Questo è un, come dire, mandato che il Consiglio Comunale dà al sindaco affinché vada con forza dal Presidente della Regione e perciò dal Governo, dal Ministro Alfano. Esiste anche l'ex deputato di Sicilia che pare che sia l'autista segretario di Alfano, quindi qualche risultato riuscirete ad ottenerlo, visto che in questa città si ragiona così, ahimè, si ragiona così. Quando leggo, come ho letto oggi, per fortuna che ancora qualcuno della vecchia guardia si è attivato, allora capisco che talvolta sono anche con lei. Grazie consigliere Damassi. Chiedo all'amministrazione se vuole intervenire per... Prego. Gli interventi del... grazie Presidente. Gli interventi del consigliere Dalmas sono
nell'oratoria che li contraddistinguono, hanno questi momenti di grandi spunti, perché alla fine abbiamo toccato degli aspetti credo fondamentali per la nostra provincia, altri interessanti, ecco, dal punto di vista ironico. Vorrei parlare prima del fatto specifico, per poi lanciare, diciamo, secondo me, la discussione che stasera dovremmo avere in consiglio. Circa il fatto specifico, voi l'avrete anche appreso dai giornali, io mi sono mosso nella mia duplice veste, sia come sindaco della città di Pordenone che come presidente della provincia, sollecitando il ministro Alfano a decidere nell'individuare un nuovo prefetto a Pordenone. Quindi la richiesta è stata basata esattamente su, credo, un'azione che alla fine smarca il tema. Se viene mandato un nuovo prefetto a Pordenone, è chiaro che la vita della nuova prefettura, di questa prefettura, rispetto ad avere un reggente come oggi, assume connotati di sicurezza nel tempo. E le motivazioni che ho elencato in questa lettera, non certo lunga, ma erano, credo, quelli che tutti condividiamo. Siamo un territorio complesso da un punto di vista del manufatturiero e della trasformazione che contraddistingue questo manufatturiero, quindi c'è un problema storico di evoluzione del nostro territorio e della nostra città. Abbiamo una base come quella di Aviano a pochi chilometri di distanza che rende il territorio stesso, da un punto di vista proprio della presenza dello Stato, della continuità della presenza dello Stato, un elemento indispensabile. In generale, come città e come peso nella nostra regione, siamo pur sempre quelli. Avevo raccolto delle statistiche anche su questo nella futura discussione che riguarderà il lavoro che prima o poi toccheremo. Abbiamo un peso dal punto di vista economico e di presenza nella regione che riteniamo debba essere riconosciuto anche da segni come questo. Quindi la lettera è stata inviata, sono in attesa, solleciterò la risposta. C'è stato nel mezzo questo piccolo così percorso della elezione del Presidente della Repubblica che forse ha distratto un po' gli ambienti. Ritornerò alla carica per ottenere una risposta. Lei ha ragione nel dire che l'assenza o la presenza della prefettura scatena, a parità, diciamo, di organizzazione delle nostre forze di polizia, come degli uffici di tipo statale e territoriale, scatena una serie di conseguenze in negativo. No, l'abbiamo anche apprezzato, perché una serie di discussioni collaterali a queste, che hanno, non so, riguardato per esempio la direzione dell'INPS a Pordenone, per citare un titolo, e che nulla hanno a che vedere strettamente con questo, sono state all'onore delle cronache. Ora, io volevo portare la discussione a fare due considerazioni. Che noi si sia in un periodo storico in cui le semplificazioni debbono essere fatte, penso che mi sembra che questo sia stato in modo trasversale qualcosa di ripetuto da tutte le forze politiche. Bene, adesso credo che, visto che i nodi sono venuti veramente al pettine, la storia delle semplificazioni è nel menù del giorno, cioè sono cose che dovremmo affrontare. Se la discussione della prefettura, a mio avviso, ha la valenza che ho detto, quindi la presenza dello Stato in un ambiente, in un territorio delicato, nascono immediatamente collegate altre discussioni molto interessanti. Ve ne cito tre che, a mio avviso, debbono rientrare nelle nostre considerazioni e nelle nostre priorità. L'Unione Industriale. L'Unione Industriale è un organismo rappresentativo importante della nostra economia, della nostra provincia. Voi avrete seguito sicuramente i dibattiti e le discussioni che sono in corso per capire
alla fine che tipi di fusioni e alleanze potrebbero esserci in futuro. E, a mio avviso, la discussione, spero, venga riportata nel giusto alveo, perché la nostra Unione Industriale, numeri alla mano, è la più importante della regione. Ha un posto nella classifica nazionale di tutto rispetto. Il fatto di pensare che venga assorbita da altri e che al contrario non assorba gli altri, credo che sia un tema che ci dobbiamo porre in modo molto serio. Probabilmente dal punto di vista regionale, visto che siamo 1.252 rotti abitanti, 250.000 abitanti, la cosa più logica, e credo che sia nelle discussioni delle unioni industriali, è di averne una sola a livello regionale, perché questo avrebbe senso. Ma in questa, per avere una vera rappresentatività politica nei confronti della regione. Ma questo non vuol dire che localmente la nostra partecipazione a questa ipotetica futura unione industriale federale non possa portarsi dietro il peso e la, come si dice, i numeri che ci contraddistinguono. Io sono sicuro che questa è la vera discussione. Il nostro peso in una futura federazione, chiamiamola così, delle unioni industriali, lasciando poi al fatto di erogare i servizi dell'Unione Industriali la capacità a chi è più bravo di darli. E siccome, a mio avviso, qui le competenze che sono e i servizi che sono erogati dall'Unione Industriali hanno delle specificità difficili da trovare, su questo, a mio avviso, abbiamo un grande livello di sicurezza. La Camera di Commercio... voi sapete che c'è un gran parlare nazionale, non è una questione solo regionale delle Camere di Commercio. Sarà difficile i pesi e le misure delle Camere di Commercio degli altri capoluoghi di regione, parlo ovviamente di quelli significativi, cioè di Udine e di Trieste, rispetto ai nostri sono molto maggiori, quindi diciamo è un fronte in cui siamo apparentemente perdenti. Ma io mi chiedo, se l'Unione Industriale, d'accordo che alla fine è un'organizzazione sindacale, ma ha un peso evidentemente importante nelle trattative economiche di evoluzione della nostra regione, può pensare ad avere una sola Unione Industriale. Perché noi non possiamo pensare a livello regionale di avere un'unica Camera di Commercio? Il vero tema che voglio sottolineare e penso figurerà negli articoli domani è dove la mettiamo. Non capiamo perché, se si parla di concentrazione di Camera di Commercio piuttosto che di Unioni Industriali, per assunto la locazione fisica di queste nuove entità regionali debba essere per forza o Udine o Trieste. A mio avviso, nelle vere trattative che noi tutti come forze politiche dovremmo fare in questa evoluzione, in questa semplificazione, in queste scelte, noi dobbiamo per definizione essere considerati come sede di almeno alcuni di questi nuovi organismi regionali. Cosa che non ho sentito sinceramente ribadire e proclamare con una certa forza dalle nostre forze politiche locali. Forse è meglio che se questo, e lo sarà, questo è lo scenario in cui che dovremo affrontare, il fatto di essere paritetici nella localizzazione di questi nuovi enti verso gli altri capoluoghi di regione sia da noi ribadito con forza e faccia parte della nostra discussione questa sera. Questo sto dicendo. Ultimi due, un punto non banale e che ha fatto parte delle discussioni di questi giorni è quello dell'università. Allora, l'università è un elemento di identità del nostro territorio oppure no? Abbiamo fatto una lunghissima sessione qui, proprio in questo Consiglio Comunale, credo un anno e mezzo fa, 18 mesi fa forse, no? In cui abbiamo fatto capire, soprattutto il professor Amadio ha dato una chiara roadmap di quello che sarebbe stato seguito. Quello è stato seguito. Alla fine la vera richiesta è stata quella di avere qui un
dipartimento. Adesso voi avete seguito che sulla storia del dipartimento, dopo un'apparente iniziale apertura, si registra oggi una posizione piuttosto negativa dei due atenei che alla fine dovrebbero aprire questo dipartimento Pordenone. Era uno sforzo collettivo, uno sforzo condiviso tra uno sforzo condiviso tra Trieste e Udine. Ora sembra che questo sia difficilmente attuabile. A mio avviso, ed è questo uno dei punti che vorrei sottolineare nella nostra sessione di questa sera, noi non possiamo prescindere da avere un dipartimento qua. E non è vero che sia tecnicamente non possibile spostare uno dei dipartimenti delle università o di Trieste o di Udine a Pordenone. C'è già un esempio in regione: Trieste ha spostato il dipartimento di architettura da Trieste a Gorizia e questo è stato fatto. Non è stato creato un duplicato del dipartimento, è stato spostato il dipartimento. Ora, io capisco che il mondo accademico non è così facile a digerire trasformazioni così profonde come pensare di spostare un dipartimento a Pordenone, ma a mio avviso noi come provincia e come città, il fatto di avere qui un dipartimento e una vera università rappresenta una delle cose fondamentali che dobbiamo chiedere. Non possiamo rinunciare oggi al pensiero che tutto venga ridimensionato e che alla fine si vada ad una soluzione un po' così aggiustata di quello che doveva essere un preciso punto fondamentale per attivare quella serie di ricadute di tipo di conoscenza che ci è indispensabile in questo momento. Termino parlando degli artigiani. Anche gli artigiani, da quello che mi risulta, subiscono lo stesso assedio di assorbimento, di unione rispetto ad altre organizzazioni simili della regione. Vale, a mio avviso, quanto detto prima, visto che i nostri artigiani hanno un'organizzazione molto forte, anche numericamente pesante nella regione, ripeto, non come la parte dell'Unione Industriale, ma il principio dovrebbe essere sempre lo stesso. Abbiamo capito che dobbiamo semplificare questi enti, l'abbiamo capito tutti, ma il fatto di avere un unico referente regionale e una vera rappresentatività locale, questo non vuol dire che non possa essere realizzata e vale il principio che ho cercato di esprimere prima. La nostra posizione comune deve essere quella che il concetto che alcune delle sedi dei nuovi organismi che saranno creati sia anche Pordenone deve essere acquisito. Questo è il modo vero di cominciare a affrontare la storia delle sperequazioni di cui non ci siamo affatto dimenticati e credo che personalmente, lo cito ogni volta che parliamo di temi di sanità o di trasporto pubblico locale o di quello che volete voi, perché i numeri sono ancora lì, anche la nuova gara di trasporto. In che cosa? Tanto avremo sicuramente un altro episodio sulla sanità. Certamente. Chiudo quindi dicendo, la discussione della prefettura alla fine, se ho fatto una lettera, io mi sono già mosso, indica che di fatto la vostra mozione l'ho accolta, no? Nelle azioni, in quello che ho fatto praticamente e ritengo, e credo che riteniamo tutti, che sia stato un passo corretto per battere un colpo, perché effettivamente in questa disgregazione degli organismi, ce ne sono molti di più, ne abbiamo solo citati tra quelli principali, sembra quasi che ci sia una distrazione sul tema. Non c'è affatto. La cosa che vi invito a pensare è come estendere la nostra discussione anche con una chiara posizione del Consiglio Comunale rispetto agli altri temi. Se non è nostra facoltà, è nostra
non è nelle nostre facoltà decidere che l'Unione Industriale abbia un'unica rappresentanza regionale o federale o altro, il fatto che il messaggio che deve uscire da stasera sia quello che noi non siamo secondi nessuno nell'essere considerati come sedi regionali dei futuri organismi, credo che questo sia un concetto che tutti, penso, tutti condividiamo e che dobbiamo far passare. E aggiungo, se per rafforzare la discussione, io penso che ho visto in parecchi comuni della nostra provincia nei vari consigli comunali passare ordini del giorno che trattavano questo tema per sottolineare l'importanza del mantenimento della prefettura, forse è il momento proprio di sfruttare la nuova caratteristica della provincia per quanto riguarda l'assemblea dei sindaci e chiamarla per alla fine lì avere un rafforzamento della nostra discussione e delle linee guida o dei suggerimenti che saranno alla fine il frutto della nostra discussione. Grazie. Grazie signor Sindaco. Bene, apriamo la discussione. Consigliere Bianchini, prego. Grazie Presidente. Proprio in linea a quanto ha appena detto il Sindaco di Pordenone, noi come maggioranza, siccome consideriamo questo tema, l'oggetto di questo tema è ovviamente argomento che come politica del territorio dobbiamo affrontare assieme con unità di intenti, maggioranza e minoranza, e dobbiamo identificare secondo noi anche i soggetti che devono perseguire poi questo fine, proponiamo un emendamento. Emendamento alla vostra mozione che vuole essere però, adesso io lo leggerò, e, come dicevo, l'obiettivo è quello di dare mandato al sindaco, ma adesso vedremo come mette il sindaco, poi allargandolo anche nei soggetti che potrebbero ancora di più perseguire poi questo obiettivo e allargando un po' le maglie anche del ragionamento. Io vado a leggere l'emendamento. E ovviamente l'abbiamo firmato noi, quindi i consiglieri delle forze di maggioranza Fiume PD e Vivo Pordenone propongono di emendare la mozione in oggetto come segue. Dopo le parole un tanto premesso, sostituire l'intero periodo nel modo seguente. Si impegna il sindaco, anche nella qualità di presidente della provincia, di convocare l'assemblea dei sindaci, le categorie economiche e le forze politiche tutte, per il tramite dei parlamentari eletti nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia e dei consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Pordenone, ad esprimere ogni azione utile al mantenimento del territorio, delle peculiarità amministrative, istituzionali ed economiche. Quindi l'emendamento va proprio nel ragionamento... Com'è? A esperire, non forse a esperire. A esperire, ci ha messo a esprimere, adesso lo modifichiamo. E comunque adesso chiederò insomma agli uffici se possono far girare. E, ripeto, l'emendamento va in questa l'idea dell'emendamento è stato fatto proprio come diceva il sindaco, uno per attivare questa anche l'assemblea dei sindaci, che crediamo che sia uno dei posti più adeguati per ragionare come maggioranza e non maggioranza, come forze politiche, perché se ci soffermiamo solo al comune di Pordenone avremo sì un riscontro, ma una forza che vale 1 e non 51. E l'altro passaggio è allarghiamo sì la prefettura, come diceva il consigliere Dal Mas, a dopo delle ripercussioni sul territorio, la cancellazione, ma anche aprendo a quello che adesso il sindaco ha detto e quindi sulle priorità del nostro territorio, ultimo l'università che invece è per noi fondamentale. E quindi auspichiamo un ragionamento con l'opposizione in questo Consiglio per poter emendare e auspichiamo un dialogo oggi qui all'interno del Consiglio Comunale che vada in questa direzione. Grazie. Grazie Consigliere Bianchini. Consigliere Martino, prego. Grazie Presidente. Gli argomenti messi in discussione questa sera sono tanti, anche se parliamo sembra solo di uno, ma dall'intervento del consigliere Dal Mas e poi quello del sindaco mi pare che appunto l'argomento stesso sia stato allargato a tanti altri
contenuti che richiederebbero parecchio tempo per poterli così trattare questa sera. È vero tutto quello che è stato detto sull'argomento che la stampa ha riportato nelle ultime settimane, e quindi io chiaramente vi risparmio chiaramente questo tipo di ragionamento, perché insomma mi pare che sia a conoscenza di tutti. Cercherò di essere sintetico, rimanendo proprio nell'argomento stesso del mantenimento della prefettura o meno, e che anche in questo caso non parliamo di prefettura, perché nella mozione è stato citato solo l'ufficio territoriale del governo, nella premessa anche gli altri enti, ma questo tema si inserisce in una visione più ampia che riguarda un po' la riorganizzazione della pubblica amministrazione, quindi a livello nazionale. È vero, ci sono queste esigenze di modernizzare e rendere più competitivo il Paese, e questo impone chiaramente una revisione delle strutture pubbliche che compongono la macchina amministrativa italiana, sia a livello centrale che a livello periferico. Io mi concentro un po' il ragionamento sul Ministero dell'Interno, perché poi a cascata è vero, lo stesso ragionamento riguarderà anche altre amministrazioni che a livello decentrato hanno i loro uffici. Il Ministero dell'Interno è chiamato a rispondere a molteplici istanze di legalità sociale ed economiche, svolge un ruolo determinante nella vita amministrativa del Paese, in particolare attraverso la rete appunto delle prefetture, uffici territoriali del governo. Ecco, io così vorrei mettere un po' in evidenza non quello che si fa in prefettura, ma il ruolo che svolge, perché appunto, come dicevo prima, gli argomenti sarebbero tanti di cui discutere. Però così vi ricordo che ogni prefettura sul territorio 257 funzioni, tra funzioni e procedure. La gran parte sono note solo agli addetti ai lavori oppure ai soggetti direttamente interessati. Questo per capire anche dell'entità dell'organo istituzionale prefettura. Le aree più importanti che vengono trattate sono quelle dell'ordine e sicurezza pubblica, della protezione civile e difesa civile e di coordinamento del soccorso pubblico. Poi il raccordo con gli enti locali e le consultazioni elettorali, applicazione del sistema sanzionatorio, quindi tutta la materia depenalizzata, compreso naturalmente gli affari legali e le rappresentanze in giudizio, che riguarda tutto, non solo l'organo prefettura, ma gli enti interessati poi via nelle varie materie che riguardano la depenalizzazione. Poi c'è la materia dell'immigrazione, quindi diritti civili, cittadinanza, la condizione giuridica dello straniero, l'immigrazione e quindi diritto d'asilo, e sappiamo in questi giorni con i profughi presenti quanto sia importante la presenza appunto di un organo che tratti questo argomento non a distanza ma appunto in maniera diretta, tant'è che verranno potenziate le commissioni di riconoscimento dello status di rifugiato politico nelle varie regioni. Quindi la prefettura quindi fa da raccordo anche tra lo Stato e il territorio attraverso una serie di operazioni che appunto all'esterno non sono conosciute, un lavoro di coordinamento, di analisi, di relazioni, di mediazione, di documentazione e di statistica che viene riportata poi a livello centrale. Quindi da questo si capisce quanto sia importante appunto la presenza di una prefettura a livello territoriale. C'è poi da dire che tutto il lavoro che riguarda queste aree sono una serie di procedimenti che riguardano sì gli addetti ai lavori, ma riguardano indirettamente tantissimi di noi. Basta prendere l'area dell'ordine e sicurezza pubblica. Anche questa sera abbiamo parlato nelle interrogazioni di sicurezza del territorio, di furti, eccetera.
C'è un lavoro oscuro che le forze dell'ordine fanno e che non viene tante volte percepito all'esterno, perché è un lavoro di prevenzione. Magari fa più notizia sui giornali la serie di furti che può capitare in un periodo, oppure comunque, non lo so, atti di violenza, rapine, eccetera. Però c'è un lavoro di prevenzione enorme. Il fatto di che la provincia possa essere declassata, la provincia intendo le istituzioni provinciali, è un rischio grosso. Pensiamo a una questura che diventi commissariato, non avrà lo stesso numero di forze dell'ordine. Lo stesso vale per un comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che verrebbe ridotta a una sezione di Vigili del Fuoco. Faccio questo esempio per dire tanti altri uffici che potrebbero avere la stessa fine. Si è parlato nelle ultime settimane appunto dell'argomento e mi pare che a 360 gradi è stato trattato sia dalle forze politiche sia di destra sia di sinistra, dal mondo economico, dal mondo sindacale. Quindi credo che sia un argomento che ci riguarda veramente da vicino come provincia, ma anche nel senso che diceva il sindaco, cioè c'è un'esigenza, è vero, di modernizzare, razionalizzare, però si può fare in tanti modi. I tagli lineari sono, non garantiscono un risparmio, perché alla fine tutto questo serve per poter risparmiare la spesa. Ecco, quindi il rischio che potremmo essere ritornare a prima dell'istituzione provincia è alto. Ora, in questo momento ci sono tante voci di corridoio, sono voci che provengono naturalmente dalla sede parlamentare e lì vi posso dire che basta andare comunque anche su internet e si vedono, ci sono in discussione in Senato, in Commissione, una serie di documenti che riguardano da un lato la riorganizzazione dello Stato in tutte le sue articolazioni sia centrali sia periferiche e dall'altro si parla del mantenimento o meno a livello locale di determinati uffici e servizi. Sono due azioni parallele dove è vero, è necessario rivedere la macchina amministrativa del Paese. Però è anche vero, come dicevo prima, che bisognerà fare un ragionamento e in una delle commissioni del Senato si sta facendo, quella di riorganizzare gli uffici, le competenze residue degli uffici statali. Ed ecco, arrivo a un punto che ritengo fondamentale. Sappiamo che negli anni gli uffici cosiddetti statali hanno avuto un ridimensionamento per via di competenze che sono state trasferite ad altri uffici e oggi ci troviamo in presenza di competenze residue di queste articolazioni. E allora l'altro ragionamento che si sta facendo a livello legislativo, quindi in Parlamento, è quello di mantenere l'assetto attuale, però accorpando tutta quella serie di competenze residue che vi sono in un unico ufficio a livello appunto territoriale, anche superando la dimensione provinciale. Basta pensare, grazie al Ministero della Giustizia, che ha spostato su Pordenone degli uffici che erano in Veneto. Quindi si può superare anche il perimetro ex provinciale. Però appunto va riordinato sulla base di una serie di indicatori e che sono stati individuati nel disegno di legge di riordino, sono 21 esattamente, ecco perché alcune prefetture sì, altre no, perché ci sono questi 21 indicatori che vi risparmio naturalmente anche per motivi di tempo, chiedo al Presidente se posso ancora un minuto per completare questo ragionamento. Sì, sono una serie di indicatori che hanno fatto sì, sono indicatori oggettivi e quindi quando si dice oggettivi sono dati inconfutabili, che hanno
che determinano e che determineranno una serie, una sorta di graduatoria. Questa graduatoria Pordenone lì e borderline. Quindi facendo il ragionamento che dicevo prima, cioè quello di e che è in discussione appunto in una delle commissioni al Senato, far nascere l'UTS o gli UTS. Cosa sono? Sono è un nuovo organismo che a livello locale sostituirà le ex prefetture che potrebbero essere accorpate in questi UTS insieme agli altri uffici pubblici con competenze residue, dove il prefetto avrebbe un ruolo di coordinamento. Quindi l'UTS è la nostra speranza, ma la speranza di tutti gli uffici pubblici di tutta Italia, perché in questo modo si avrebbe una razionalizzazione delle strutture periferiche dello Stato e quindi un vero risparmio. Vi faccio un esempio e ho finito. Pordenone aveva, quando il Genio Civile faceva parte del provveditorato alle opere pubbliche, aveva 25 persone a Pordenone con una sede di 600 metri quadri e con un tot di affitto. Oggi questo ufficio ha 5 dipendenti, forse 4 perché uno forse nel frattempo è andato in pensione, e hanno gli stessi metri quadri, la stessa spesa. Ecco, allora faccio questo esempio che non è esaustivo di tutto il problema, però è per dire che quegli uffici pubblici che oggi sono con competenze residue rispetto a qualche anno fa possono e devono convergere in questo UTS, proprio per continuare a dare servizi ai cittadini e nello stesso momento ottenere un vero risparmio. Ecco, mi dispiace, il tempo è finito, perché avevo altri 2 o 3 pensieri che ritengo importanti, ma vabbè, così. Grazie. 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 Bene, consigliere Pedicini, prego. Grazie Presidente, cercherò di essere breve sperando di stare meno del tempo che ho a disposizione. Allora, dopo l'ultimo intervento devo dire che forse mi sono convinto che le prefetture bisogna chiuderle, ma c'era un vecchio, non per lui, perché adesso vi spiego perché, non per l'intervento, no sono buonissimo, perché ti spiego qual è il problema. Noi la politica la facciamo per le mode, abbiamo dei periodi che sono delle mode. Una volta c'era la moda del federalismo, è un mercato. Allora stavo dicendo che voi non ricordate, nei momenti di massimo splendore della Lega, le prefetture, la Lega chiedeva di chiudere tutte le prefetture in Italia. Perché le prefetture erano l'espressione di Roma centralista e le funzioni della prefettura dovevano essere demandate alle autonomie locali. Molte di queste competenze sono state poi demandate alle autonomie locali, in particolare alla Regione. Le funzioni che svolge lo Stato sul territorio, e per questo dicevo, prima mi riferivo non all'intervento ovviamente del consigliere Martino, ma dell'argomento che lui trattava, potrebbero essere tranquillamente demandate tutte quante alle funzioni locali, tutte. Non ci sono funzioni particolari che lo Stato deve svolgere su un determinato territorio che non può svolgere il territorio stesso. E quindi, con questo ragionamento federalista, le prefetture andrebbero tutte chiuse. Il nostro territorio, la salvaguardia del nostro territorio, vi prego di ascoltarmi anche, scusate anche Franco che sei il promotore, io ho firmato molto volentieri la mozione quando tu mi hai chiesto di firmarla, ma l'ho firmata perché portava in Consiglio Comunale il problema della salvaguardia del nostro territorio, che il Sindaco ha trattato, a mio avviso, anche molto bene e che bisogna mettere in evidenza. Scusatemi se vi attiro l'attenzione. Perché vede, effettivamente, il nostro territorio sarà migliore o peggiore se ha la prefettura? Dipende dalle funzioni che noi vogliamo svolgere. Il vero problema che noi abbiamo, e ve lo dico dopo, è centrato su quanto riguarda la semplificazione, signor Sindaco. Lei ha centrato l'obiettivo. Non è se lei ha dimenticato tra le tante cose la fiera di Pordenone di cui si discute. Bene, io sono favorevole a una fiera unica regionale,
ma la sede della Fiera Unica Regionale si fa a Pordenone, non si fa a Udine. Se abbiamo un'unica Camera di Commercio, no, abbiamo tutte le carte in regola per averla a Pordenone, non per averla a Udine, perché non c'è paragone tra la Fiera di Pordenone e la Fiera di Udine. La Fiera di Udine arriva ben dopo e non c'è Gorizia e non c'è Trieste. Sapete benissimo che né Trieste e Gorizia hanno una fiera campionaria, un ente fiera, diciamo, come quella di Pordenone. Bene, perché siamo favorevolissimi a un'unica fiera regionale, ma la sede è Pordenone, perché ha titolo per averla. Per quanto riguarda le associazioni industriali, è bene che non è possibile che ci sia una sede a Trieste e una a Udine. La sede, sono d'accordissimo, non è che noi siamo più grandi di Udine, più grande Udine di noi, sia come numero di PIL, come numero di industrie. Sicuramente Udine, che ha un territorio doppio del nostro, ha maggiori risorse rispetto a Pordenone, non siamo noi i migliori. Però effettivamente in questo riordino regionale bisogna capire. Lo stesso problema vale per l'ospedale, abbiamo perso un'occasione, scusatemi, io su questo non condivido, noi non avremo più l'ospedale che dovevamo avere, citava prima il consigliere Dalmas, la raccolta delle firme, alla legge Fasola, ve lo voglio ricordare, è lo stesso primario che oggi a oncologia a Udine sta portando le risorse su Udine, l'ex assessore regionale della Lega, sta portando le risorse su Udine a scapito del CRO di Aviano, e su questo bisognerà fare un ragionamento. Quando io però sento parlare di sanità, nessuno parla nel riordino dei doppioni nella sanità, perché per esempio anche la riforma sanitaria regionale non tiene conto dei doppioni. Allora dobbiamo cominciare a dire, Pordenone dovrebbe cominciare a dirlo con forza, signor Sindaco, che due facoltà di medicina in regione, quando parliamo della nostra università, non ci possono stare. Non ci possono stare due cardiochirurgie nella nostra regione, perché il bacino di utenza di una cardiochirurgia sono 4 milioni di abitanti, correggetemi se sbaglio. Non è possibile avere due cardiochirurgie, non è possibile avere due cliniche universitarie. Basta una clinica universitaria su Pordenone, sulla regione Friuli Venezia Giulia. Allora, quando noi facciamo una battaglia per un dipartimento, siamo veramente l'ultima ruota del carro. Cominciamo a fare la battaglia in questa regione per dire che la credibilità del nostro governatore, della nostra dirigenza regionale e di tutti, passa attraverso il taglio dei doppioni, non che ci cominciamo sempre a avere. Perché quando cominciate a mettergli in crisi i punti veri di questa situazione, dei grandi doppioni della sanità che portano il bilancio della sanità a mangiare più, quasi il 60% dell'intero bilancio della regione Friuli Venezia Giulia, allora vi rendete conto che tutto questo ragionamento, se continuiamo a fare la guerra per il dipartimento, siamo, permettetemi, dei peones. Se cominciamo invece a mettere in discussione il sistema regionale, perché è quello che va messo in discussione, noi siamo favorevolissimi alla razionalizzazione, alla riorganizzazione, ma bisogna capire su che base. Per questo ho apprezzato l'intervento del sindaco quando dice: vogliamo parlarne? Bene, ma non cominciate a pensare che chiudiamo, quando c'è da chiudere qualcosa si chiude a Pordenone e Udine e Trieste. Ma non possiamo neanche fare una battaglia di retroguardia, perché ha parlato delle prefetture, per me le possono anche chiudere domani mattina, però mi devono dire: ma non le chiude Pordenone, chiude Udine, chiude Trieste e chiude Gorizia, le chiudono tutte. E le funzioni le trasferiscono agli enti locali, non che chiudono Pordenone. Le vogliono chiudere, che le chiudano. Ma non è vero, queste cose alla romana sono come la questione delle province. La provincia, signor Sindaco, lei presidente della provincia, alla fine non la chiuderanno proprio, perché cambieranno il nome, gli cambieranno determinate funzioni, perché un ente di area vasta e un ente intermedio ce n'è bisogno, lo chiamate, ve lo inventate, troverete un altro sistema, ma alla fine, gira e rigira, arriveremo di nuovo ad averle. Perché vedete, è un po' come le funzioni che svolge la provincia. Quando non le svolgerà più questo ente intermedio, che si può chiamare in tutti i modi che volete, non mi interessa il nome, non si chiamerà più provincia, si chiamerà in altro modo, qualcuno le deve svolgere. La motorizzazione civile, che oggi è un ufficio provinciale, è migliorato rispetto a quando era sicuramente un ufficio statale. Prego? Sì, ma non è... Guardate i servizi sul... Noi dobbiamo badare ai servizi. Però detto tutto questo... Scusate, il problema, al di là delle mode politiche, perché ripeto, siamo passati dal federalismo dove si doveva, e cosa oggi siamo passati a questa razionalizzazione dappertutto, tutti ne parlano, sono le mode della nostra politica, che però regna imperante Machiavelli, dicevo, il
Filippo Tommasi di Lampedusa col Gattopardo. Bisogna che tutto cambi perché tutto resti come prima. Sono 20 anni che deve cambiare tutto, non cambia mai niente in Italia. Ma il problema vero, e vado a concludere anche perché il tempo è stretto, signor Sindaco, va tutto bene, però noi dobbiamo avere, scusatemi Walter, dobbiamo avere un progetto per questa nostra provincia, per questo nostro territorio. Perché il vero problema che noi abbiamo qui tutti insieme, lo dico con estrema semplicità ma anche con molta umiltà rispetto a tutti, bisogna che al di là delle divisioni partitiche, politiche, di appartenenza, eccetera, ci mettiamo tutti insieme a costruire un progetto per il nostro territorio. Poi lo possiamo declinare questo progetto in modi diversi, possiamo capire che forse con sensibilità diverse si può sviluppare in un modo piuttosto che in un altro. Però i nostri concittadini non possiamo non dire dove vogliamo andare. Non possiamo continuare a dirgli che vogliamo difendere, come fa alcune forze politiche, questa provincia declassata perché perde dei pezzi. Va bene, li perde, li sta perdendo, si sta riorganizzando. Ma qual è il futuro? Qual è il nostro progetto per il futuro? Cosa vogliamo? Difendere semplicemente quello che abbiamo? È una battaglia perdente, abbiamo già perso. Allora dobbiamo dirgli con chiarezza, ma se ce l'abbiamo nella nostra testa la chiarezza, se non ce l'abbiamo, mettiamoci insieme, confrontiamoci, ragioniamo e costruiamoci questo progetto. Il commercio, vi dico le strade, dite il commercio è importante, la città è una città che è sempre stata una città mercantile, ha sempre sviluppato la sua attività sul commercio. Bene, le nostre idee per il commercio, scusatemi, non possono essere quelle che sono oggi sul territorio, perché oggi dobbiamo ripensare a cosa vogliamo salvaguardare. Quando parliamo di manifatturiero, può essere semplicemente quello di dire difendiamo le nostre aziende, quelle che ci sono, decotte o meno le difendiamo lo stesso? Guardate che quando quelli sono andati, i sindacati insieme ai rappresentanti della ThyssenKrupp in Germania, e sono andati a dire alla proprietà tedesca, guardate, il rappresentante del governo italiano gli è andato a dire per difendere lo stabilimento, noi abbiamo gli incentivi statali, guardate che la proprietà tedesca gli ha risposto semplicemente che gli incentivi statali se li potevano tenere, perché l'azienda sta in piedi, se sta in piedi veramente per l'attività che svolge, ma se sta in piedi solo per gli incentivi statali è un'azienda che è meglio chiuderla. Questo gli hanno risposto e hanno rifiutato gli incentivi statali. Queste sono persone serie, concludo e ho finito. E allora concludo questo mio intervento dicendo, siamo qui questa sera a difendere la prefettura. No, noi questa sera dobbiamo approfittare di questo e difendere il nostro futuro su un progetto che io vorrei cominciare a sentire o vorrei partecipare a costruire un progetto futuro. Ecco, su questo ci dobbiamo confrontare. I prossimi appuntamenti che noi dobbiamo avere, al di là delle divisioni politiche, ripeto, avremo sensibilità diverse, sicuramente, ma queste sensibilità diverse diventeranno una ricchezza e ci permetteranno tutti insieme di costruire il nostro futuro. Se faremo questo avremo vinto la battaglia, signor Sindaco. Se no saremo, e qui voglio citare un suo predecessore che era Alfredo Pasini, quando diceva noi siamo il campo di cotone di Udine. È vero, siamo il campo di cotone di Udine se non abbiamo e non sappiamo qual è il nostro futuro. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere... Sì. Sì, salvo sì. Nessuno ha detto che dovete chiudere, la chiusura è alle 22.30, adesso c'è ancora un intervento del consigliere Franchin, vediamo e poi se sforiamo le 22.30 chiudiamo, così ha stabilito il capigruppo. Prego consigliere Franchin. Sì, sì, non è cambiato nulla. Grazie signor Presidente. Io sarò velocissimo perché... il signor Sindaco ha fatto un intervento estremamente esaustivo e secondo me ad ampio raggio, per cui ha accolto tutte le problematiche che questa mozione poneva. Però mi interessava soprattutto parlare di una cosa che è uscita in maniera forse non del tutto a tutto tondo, insomma, che è la questione dell'identità di un territorio. Allora, io penso che su questa cosa, cioè sulla soggettività di questo territorio, noi dovremmo spendere delle riflessioni. E cioè la soggettività, quindi la capacità di essere identitaria, nasce attraverso la storia, cioè quello che un territorio ha creato nel tempo e che in qualche modo la tiene unita, e quindi l'identità,
e quindi la storia che è fatta di persone ma anche di edifici, di strutture, di strade, di portici, di industrie, no? E di strutture ed è anche di istituzioni che in qualche modo rappresentano lo Stato nel territorio. Quindi sulla prefettura non penso che ci sia nulla da dire, nulla da, bisogna combattere fino in fondo. Ma quello che mi interessa di più è capire perché la città attuale, cioè la città che oggi si legge, che oggi il territorio che oggi leggiamo, non è in grado di, automaticamente di esprimere un'identità. Cioè è come se noi ci trovassimo nelle condizioni delle città del dopoguerra in qualche modo. No? La crisi in questo territorio è stata forse per conto mio, da quello che capisco e che riesco a leggere, estremamente pesante, tale da essere quasi paragonata a una necessità di ricostruzione di tessuto sociale urbano. No? Del nostro territorio, che sentivo dire da tutti, ha espresso grandi capacità industriali, no? È per questo che la città di Pordenone e questo territorio si è sviluppato negli anni 70, sia come strutture, provincia, l'ospedale di Pordenone negli anni 70 era, secondo quello che ho visto io, molto più importante di quello di Udine. Non so, chi ha vissuto quegli anni lì sa che qua veniva la gente, ma da qua non andava a Udine, insomma, cioè avevamo una capacità di attrazione. Perché? Perché socialmente il territorio aveva prodotto una grande capacità di essere identitario, perché era un paese, un territorio in evoluzione. E cioè quello che sta succedendo adesso invece è ricostruire una modalità di convivenza in un momento in cui la crisi ha rotto delle strutture, ha rotto degli equilibri, insomma. E quello che secondo me, leggendo anche quello che è successo nelle grandi città europee del dopoguerra, ma l'ultima grande ricostruzione è quella di Beirut dopo la guerra in Medio Oriente. Beirut ha ricostruito una città distruggendo la storia della città e l'ha ricostruita perché si è posta in un atteggiamento di prospettiva futura, no? Molte volte invece le nostre situazioni sono, noi questa cosa la difendiamo perché va difesa. In effetti non si può difendere una cosa perché va difesa, ma va difesa perché il territorio su quella cosa in effetti esprime un'eccellenza, non so, esprime una grande capacità di guida, di una grande capacità di essere attrattivo per il territorio circostante. Allora, quello che mi sembra importante in questo momento è che se noi consideriamo che l'identità di questo territorio necessiti di soggettività, cioè di essere riconosciuto come soggetto, quello che mi sembra che manchi, o che manchi, insomma, è che va ricostruito, è la capacità di essere soggetto politico. Cioè non è solo la politica che manca, non sono i politici che sono scadenti o non bravi, non so, sentivo prima il consigliere Dalmas che parlava in questi termini, io sono convinto che è la politica che manca, cioè la capacità di fare rete in un territorio che mette insieme tutto ciò che deve fare identità di un territorio, e quindi la parte culturale, secondo me è fondamentale, nel senso che un territorio si riconosce attraverso la cultura che ha prodotto e che produrrà, ma anche la realtà industriale e ovviamente la realtà politica, che è quella che è costretta a fare la sintesi di queste cose, ad essere la rappresentante. Allora, io ho letto la mozione della maggioranza e mi sembra che sia questo che noi chiediamo a un territorio di fare intorno alla politica capacità di sintesi di quello che è la capacità di innovazione sociale della struttura territoriale di Pordenone. Cioè quello che io penso sia necessario è che le città come le nostre devono reinventarsi una centralità. In questo momento è necessario ricostruire la centralità rispetto a quello che ci sta intorno. Eravamo sicuramente centrali di più rispetto a Trieste, Gorizia, Udine, ma anche Belluno, in parte anche di Treviso, perché questo territorio esprimeva grandi realtà, cioè cose che erano già attuali. Li abbiamo perse perché la crisi ha in parte ridotto. Lo sforzo che dobbiamo fare è riprogettare il nostro territorio in prospettiva. Quindi ben venga tutto ciò che nasce per creare la rete, cioè il soggetto politico di questo territorio, forte e capace di essere in qualche modo in contraddizione vincente con gli altri territori. Quindi io volevo dire, perfetto quello che ha detto lei, e sottoscrivo pienamente quello che è l'emendamento che è stato presentato. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Freschi, prego. Sì, non è che alle 22.30 tolgo la parola, se si arriva alle 22.35, comunque possiamo starci. Consigliere Freschi, preferisce intervenire la prossima volta? Va bene, allora signori, io adesso vedo chi è iscritto, arrivo fino
al consigliere Del Santo. Non so se ci sono altri iscritti, prendete voi nota. Pertanto gli iscritti, ovviamente poi l'ordine di iscrizione verrà rispettato alla prossima seduta quando riapriremo e ricominceremo da questo momento. Sì, beh, ovviamente chi non ha parlato può iscriversi. Bene, signori, vi ringrazio. Dichiaro chiusi i lavori, non lo so. Verrà convocato al domicilio, come del regolamento. Grazie e buonanotte.